contano i voti per la fiducia. Se il governo Berlusconi ce la farà, che prezzo dovrà pagare? E noi? Dove è Scilipoti? Come mai lei ieri non c'era? Perché l'ho già detto, ero di mattina in tribunale e di pomeriggio con mia madre che non stava bene. Ecco, ma un governo appeso ai suoi problemi personali non è un governo che rischia... Problemi personali, di che cosa sta dicendo? Lei aveva dei problemi, no? E che c'entro io, scusi? È più grave un incidente o una sfiducia? Questa è la domanda. Ma io li spiego in termini lenti e in modo comprensibile anche per lei. Di mattina ero in tribunale sino alle 2. Mi sta dando l'occasione di fare un discorso politico, lasci perdere i suoi problemi col tricolore. Alle 2 meno un quarto. Lei è imputato, no? Alle 2 meno un quarto. Mi chiamano perché mia madre stava male. Ho capito. Sono andato da mia madre. E lei è giustificato, no? Però se il governo è appeso al suo voto è un problema, capito? Ascolti, il governo non è appeso al mio voto. Insomma, un po' sì, ora un voto. Parlamentari. Se lei dovesse parlare oggi con una persona, un cittadino italiano che ha paura di finire come la Grecia, come la giustificherebbe questa cosa che è successa in Parlamento proprio sul bilancio? Cosa gli direbbe? Un errore è ingiustificabile, ma non è per un voto di questo tipo che si finisce come la Grecia. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, tenermo di Cipro, se cinta. Comincia la settimana di mobilitazione in vista della giornata del 15 ottobre. Siamo in via Ippolito Nievo, sono le 10:30 di martedì mattina, un gruppo di pecari si sta dirigendo verso Equitalia. Cominciamo a dire che noi questo debito non lo paghiamo. Siamo qui a sporcare le vetrine per farci capire, eppure le tasse le paghiamo e la pensione che ci spetta è inferiore a quella sociale. L'azione dei precari sta continuando anche davanti a una banca. Fanno bene, ci hanno rotto, fanno bene, non si vive più. Non si vive più nel nostro paese della merda. Eccoli. Altre locandine, altri striscioni. Senza partiti, senza bandiere, senza paura. Onorevole Osvaldo Napoli. Senta, come finisce questa storia del governo, secondo lei? Ci faccia una previsione. Si cambia il provvedimento e si va avanti. Un incidente di percorso che può capitare in tutte le famiglie. Però in Italia è la prima volta che capita. Prego? In Italia è la prima volta che capita questo incidente. Rendiconto è la prima volta. No, non è vero. L'altra volta si è dimesso il governo. Vabbè, di modo ognuno sa, erano altri tempi. Quando in quest'aula c'era ancora la politica, di fronte alla sola mancata approvazione di una tabella di bilancio, il governo si dimetteva. E non ci sarebbe bisogno di ricorrere a pareri di costituzionalisti per capire che se viene bocciato il rendiconto dello Stato il governo si dimette un minuto dopo. Ma lei risulta che sia ripartita la campagna acquisti di Berlusconi su alcuni deputati incerti, per così dire? Ah, io non ho indagini a questo proposito, ma... L'ultima volta avete Cesario che poi è entrato nel governo. Non dubito che ci siano. Li ha convinti? Sì. Li ha convinti? No, Carraspina. No, ciao. È convinti o no? Io ho capito che li stava. Ma io non ho gli argomenti. Scusi, le posso dire la verità. Io non ho gli argomenti di convinzione. Quali che sono ha gli argomenti? Sono più pesanti dei miei. Lei è degli ex responsabili? È onorevole Pepe, giusto? Ah, mi conoscete? Responsabili conosciamo tutti. Volete qualcosa in cambio stavolta? No, no, o no, è proprio una cosa, perché l'altra volta era per la poltrona, stavolta no, non ci sono più poltrone, non sono finite le poltrone. Sti responsabili che fanno oggi secondo lei? Rimangono. Se Berlusconi viene alla Camera domani per la fiducia, a mio avviso avrà di nuovo la fiducia. Questi vogliono arrivare a fine legislatura, tenteranno di arrivare la pensione, quelle cose lì. Che devo fare? Che posso fare? Cioè, lei è tranquillo? Io sto tranquillo. Però c'è la gente che protesta nelle piazze, che si lamenta, il palazzo si distrae. Lo so. Chi era al bagno, chi era sotto processo, cioè un po' imbarazzante. Sotto processo. Scilipoti stava a Messina, è stato rinviato a giudizio. Ah sì? Non ha votato. In realtà è una ratifica dei conti dello Stato. Roba da niente. È una cosa da niente questa. Fuori, 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 fuori. C'è un corteo improvvisato a Via del Corso. Fuori la mafia, la Montecitorio! Fuori la mafia, la Montecitorio!
i sacrifici li faccio per mio figlio, non li faccio più per dare soldi a sti qua. Soldi a loro, non gliene diamo più. È d'accordo lei? D'accordissimo. È d'accordo lei? Sì, sì, sì. Oggi andiamo alla Banca d'Italia e facciamo il pieno. Siamo a Piazza Esedra. I ragazzi si stanno dirigendo verso Via Nazionale, Banca Italia. Sono già dei blindati dei carabinieri. Hanno bloccato tutto là. Sì, hanno bloccato tutto. Li avete un po' spaventati, cioè, per bloccare così tutto? Penso di sì, perché siamo stati abbastanza chiari. Qua stanno chiudendo. Giornalaio. Questa è la protesta di tutti, non è solo la mia di protesta. Occupiamo Banca Italia, occupiamo Banca d'Italia. Il nostro obiettivo principale è manifestare le nostre idee, rimanere qui fino al 15. Portiamo qui le nostre tende, portiamo i sacchi a pelo, siamo tutti insieme su questa via. Stanno montando le prime tende, i primi gazebo e potrebbe partire l'accampamento qui a Via Nazionale. Il nostro futuro ce lo riprendiamo e ce lo riprendiamo a partire da oggi. Tutti insieme facciamo paura, così come non ci facciamo spaventare dalla violenza inaudita della polizia che questa mattina ha fatto delle violente cariche a Bologna, a Napoli. Eravamo con le mani in alto, significa che siamo pacifiche, non, nessuna forza di violenza. Arresti me, no, arresti me, arresti me, arresti me. E finché non ho visto i video non ci volevo credere, mi ha fatto più male quello di tutto questo. Buonasera, buonasera, benvenuti a Piazza Pulita. Domani sapremo se ci sarà questa fiducia per il governo, però rimane una domanda, è un momento molto grave per il Paese, che ci sia o meno la fiducia, anche se ci sarà la fiducia, come gli esperti pronosticano, c'è ancora un governo in grado di governare e c'è un Parlamento ancora in grado di legiferare? Non è una domanda che faccio io, è una domanda che ha fatto ieri di fatto il Presidente Napolitano. Questa grande questione ha posto oggi appunto Giorgio Napolitano, quindi domani capiremo se c'è la fiducia, ma dovremo anche capire appunto come si andrà avanti. Ed è una grande incertezza questa, perché è un'incertezza che pesa sulle spalle degli italiani in un momento di grande crisi economica e anche in una fase di piazza montante. Sapete che sabato gli indignati di tutta Europa marceranno nelle città e anche a Roma ci sarà una grande manifestazione. Buonasera al Presidente e Senatori del PDL Maurizio Gasparri. Buonasera Senatore, vorrei cominciare subito da lei perché oggi Berlusconi si presenta alla Camera, ma si presenta anche davanti al Paese e si presenta anche davanti ai mercati per spiegare perché il governo merita questa fiducia. Sta di fatto che oggi la borsa perde il 3,71%, peggio di tutte le altre borse d'Europa, e lo spread sale sopra 370. Cos'è che non funziona? Non si fidano di Berlusconi? Berlusconi non li ha convinte? Ma guardi, la borsa oggi non è andata bene, nei giorni scorsi era andata bene, che non vuol dire che le cose quando andava bene erano state risolte e non vuol dire che oggi sia stata una catastrofe l'andamento della borsa. Addirittura nei giorni successivi... È la coincidenza che impressiona. Ho capito, ma nei giorni successivi alla decisione che, come per l'Italia, per altri paesi era stata presa da alcune società di rating di rivedere il giudizio sull'Italia, la borsa è salita per vari giorni. A dimostrazione che accanto ai problemi della crisi economica mondiale che c'è, ci sono anche fenomeni poi speculativi o reazioni irrazionali, perché il giorno dopo la bocciatura delle società di rating ci si poteva aspettare. Lei il nesso non lo vede quindi? Non vedo il nesso perché la situazione, l'asta dei bot è andata bene, ci sono state più richieste di quelle che erano le disponibilità sul mercato. I tassi sono addirittura scesi rispetto a quelli delle aste precedenti, quindi bisogna guardare tutti i fatti per giudicare l'andamento in una fase critica delle economie mondiali che, se lo prende minuto per minuto, rischia di guardare un saliscendi. Perché anche quando va bene non è un fatto che possa essere così. L'altro è andato giorno, peggio delle altre. L'altro giorno il Sole 24 Ore ha pubblicato in prima pagina
dei grafici che dimostravano come il divario famoso tra i bot e i bond tedeschi migliorasse o come la borsa andasse bene. Appena pubblicano questi grafici, subito le cose senatore peggiorano. Oggi noi abbiamo guardato tutti in religioso silenzio il discorso di Berlusconi, ci aspettavamo il coniglio dal cilindro, no? Un anticipo di questo famoso decreto sviluppo. Sentiamo cosa dirà il Presidente del Consiglio per convincere il Paese che il governo merita la fiducia. In realtà però non ha annunciato niente. Credo che il Presidente del Consiglio abbia fatto un discorso serio, misurato e realistico. Perché vede, noi stiamo facendo una politica di risanamento dei bilanci pubblici in linea con quello che l'Europa ha deciso. Azzeramento del deficit e quindi minori spese pubbliche. La politica sullo sviluppo che si sta approntando deve essere fatta nel contesto di queste misure. Non è che il giorno dopo che tu fai dei tagli per ridurre la spesa pubblica hai miliardi di euro. Ma ci può dire anticipare una misura che prenderete in questo decreto di sviluppo per salvare l'Italia? Una, diciamo una nuova però insomma. Guarda, intanto ci sono due tipi di interventi. Uno sono le misure per lo sviluppo, che sono quelle tese a facilitare la realizzazione di infrastrutture e quindi rilanciare soprattutto le grandi opere e il settore dell'edilizia. Poi secondo me c'è, non nel decreto sviluppo, collateralmente, una grande scelta strategica che il Paese deve fare per ridurre in maniera significativa il debito pubblico, con misure complessive che riguardino la valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, mettendolo sul mercato però in modo oculato, condono, e non svendendo. Io credo che il condono non sia una priorità. Dopodiché, se chiede il mio parere, se si decide di far calare il debito pubblico, che oggi ammonta a 1.900 miliardi di euro, di una cifra significativa di centinaia di miliardi di euro, in quel contesto si può discutere quella come tante altre misure. Ma come fate a predicare la lotta all'evasione e il condono fiscale insieme? Mi fa finire, non si può utilizzare la politica dei condoni per alimentare la spesa corrente. Dopodiché i condoni sono previdenziale, sono fiscale, sono edilizio. Alcuni si possono escludere perché bisogna valutare come gli introiti previsti anche dalla manovra, dalla lotta all'evasione fiscale, e le ricordo che nel solo 2010 questo governo ha già recuperato 25 miliardi di euro con la lotta all'evasione, quindi bisogna vedere che non ci siano misure che contraddicano le cose fatte. Ma lei non crede che ci sia un conflitto di principi tra, come dire, predicare la lotta all'evasione giustissima che i condoni sono aprire al condono? Allora, io le ho detto un'altra cosa. Noi dobbiamo fare delle misure per lo sviluppo che ovviamente possono basarsi su alcune entrate straordinarie. Ci sono vicende internazionali da cui l'Italia, per esempio nel contenzioso con la Svizzera, può recuperare cifre significative da soldi che sono messi lì. Per quanto riguarda invece la riduzione del debito pubblico, che è una questione strategica del Paese, ci sono tante misure che si possono assumere, che sono soprattutto basate: cessione di partecipazioni azionarie dello Stato. Oggi la borsa. Quindi tutto questo sarà bene nel decreto sviluppo? No, questo non sarà nel decreto sviluppo. Non ci sarà. Sono due temi. Uno, misure sullo sviluppo, che oggi non hanno a disposizione miliardi di euro e nessuno ha. E questo è riduzione del debito. E poi invece una strategia, lei mi ha fatto una domanda sul condono. Io ritengo che in quel contesto, vendita di immobili, vendita di partecipazioni azionarie, altre decisioni strategiche, abbiamo introdotto misure sui servizi pubblici locali famosi. Recentemente un referendum, con la vittoria del sì, ha rimesso le caste delle partitocrazie locali dentro la gestione di queste società. Si fermi un attimo. Domande complesse, avremo tempo per allora parlare. Io saluto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, Italia Valori, buonasera. Salve. Saluto Flavio Tosi, sindaco di Verona della Lega Nord. Luigi Battista, buonasera, editorialista del Corriere della Sera. Il professor Michele Ennis, che è un costituzionalista dell'Università Roma 3, oggi ha aperto col suo editoriale il Corriere della Sera. Buonasera, buonasera professore. Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica. Ciao Massimo. Allora, De Magistris, voi, lei non sta in Parlamento, in questo momento tutto sommato è una fortuna. Sindaco di Napoli, che corrono, no? Abbastanza insomma, impegnativo. Anche se abbastanza impegnativo. Lei non c'era, però i suoi compagni di partito e anche quelli del PD hanno fatto l'Aventino, sono usciti fuori, tranne 5 radicali che sono rimasti dentro. È questa la strada, cioè ormai... Voi dentro il palazzo, neanche voi volete più stare dentro il palazzo, ormai si combatte fuori per strada, Piazza Montecitorio. Le battaglie politiche, a mio avviso, vanno fatte in Parlamento e fuori dal Parlamento. Oggi quindi lei approva la scelta di oggi, la considera efficace? Approvo, perché questo è un governo, dal servizio che abbiamo visto prima, che ha appeso a personaggi che abbiamo visto prima. Non c'è nulla che possa far pensare a un governo che possa avere a cuore le sorti del Paese. Prima si parlava di sviluppo. Ma io nella manovra di agosto ho visto colpire i soliti ceti che pagano in questo paese, i ceti popolari, i ceti medi, gli impiegati, i lavoratori. Ho visto fare dei tagli mostruosi agli enti locali. Napoli ha avuto un taglio di 220 milioni di euro. Ho visto non tagliare le spese militari.
ogni cacciabombardiere che si alza dall'Italia per andare in Libia costa 100.000 euro al giorno. Non ho visto tassare i soldi scudati. I scudati sono gli italiani, soprattutto i mafiosi, gli evasori, i corruttori che sono andati all'estero. Ma le è piaciuto il discorso di Berlusconi di oggi? Ma io credo come lo giudica? Ma io credo che le sia piaciuto, dubito, ma insomma, no, come lo giudica? No, ma quello che più fa rabbia, a proposito di indignazione, che non c'è nessuna prospettiva politica. Io credo che Berlusconi politicamente sia finito, è un'agonia che si trascina, bisogna vedere nel paese se è pronta un'alternativa a Berlusconi. Sindaco Tosi, lei l'11 settembre ha rilasciato un'intervista che tra l'altro le ha causato un po' di guai anche nel suo partito, perché è stato subito additato come l'eretico, poi lei, insomma, sfida l'espulsione una settimana sì e l'altra no. Lei in quell'intervista ha detto: un ciclo è concluso, Berlusconi si deve fare da parte. Dopo aver sentito Berlusconi oggi alla Camera, lo pensa ancora? Ma allora, non ho rischiato nessuna espulsione, né la rischio adesso. Beh, insomma, parlato, no? No, ogni tanto i mezzi di informazione ci montano un po' sopra, ma lo capisco, sai, va bene, fa parte della polemica, ma in realtà non c'è questo tipo di pericolo, di situazione. La mia opinione su Berlusconi l'ho espressa subito dopo le elezioni di Milano, facendo seguito a quello che fra l'altro aveva detto anche il nostro segretario federale Umberto Bossi, che aveva detto, giustamente, perché poi era la verità, che se si vinceva a Milano vinceva Berlusconi, che se si perdeva a Milano perdeva Berlusconi. E infatti a Milano abbiamo perso. Poi c'è stato il referendum, dove il quorum è stato raggiunto, non dico sicuramente solo per merito suo, ma Berlusconi una bella parte di merito ce l'ha, perché Berlusconi chiese pubblicamente, ripetutamente, di non andare a votare, e in molti andarono a votare per far rispetto a lui. Ci ha messo del suo, insomma. Sì. E quindi è chiaro che, ma lo si vede anche dai sondaggi, basta guardare, insomma, i numeri che vengono pubblicati, che mentre Berlusconi è una persona che è riuscita in un passato, fra l'altro neanche molto distante, a rovesciare esiti elettorali in maniera imprevedibile, a vincere campagne elettorali quasi da solo, facendo anche dei colpi di genio non indifferenti. Mentre invece adesso l'impressione è che succeda l'esatto contrario. Cioè, ma le è piaciuto il discorso di Berlusconi? Ma guarda, io giudico sui fatti. Adesso c'è il decreto sviluppo che sta arrivando. No, però non faccia il vago, no, mi risponda a questa domanda. Le è piaciuto o no il discorso? L'ha convinto o no? No, guarda, il problema è che la gente guarda i fatti e non le parole. Cioè, quindi Berlusconi poteva dire qualsiasi cosa, deve arrivare il decreto sviluppo, veniamo con me. Ma quello che ha detto è convincente? Parole, ripeto, ma io non guardo le parole. Io sono un sindaco e sono abituato a amministrare, a fare delibera, a fare atti. Aspetto il decreto sviluppo, vediamo com'è impostato. Quindi la parola di Berlusconi non conta adesso. Ormai la parola di Berlusconi non conta più. Questa è la cosa che sta tirando lei per i capelli. Io dico che Berlusconi, che possa fare un discorso roboante, un discorso molto tranquillo, quello che conta sono i provvedimenti che fa il governo. Quindi lo aspettate al varco, come dice Bossi, giorno per giorno. A Ponti, da Bossi e la Lega avevano detto: bisogna fare questa e quest'altra cosa. Vediamo se vengono fatte. Professor Enis, mi faccia capire una cosa che riguarda la bocciatura di questo benedetto rendiconto generale. Se ho ben capito, è successo un'altra volta e il povero primo ministro Goria, che oggi non c'è più, si andò a dimettere, non sbaglio. Ma quindi secondo lei Berlusconi, dopo questo inciampo, si sarebbe dovuto dimettere a norma di legge? Ce la spiega una volta per tutte? E diciamo la toppa che ci metterà nei prossimi giorni la maggioranza è una toppa che regge? Intanto una toppa bisogna metterla, perché non possiamo andare avanti senza un bilancio approvato. La Costituzione, all'articolo 81, dice che le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato. L'obbligo di dimissioni non c'è, perché l'articolo 94 della Costituzione stabilisce questo obbligo solo nel caso di un voto di sfiducia. Ciò detto, però, la legge di bilancio, si legge in tutti i manuali di diritto costituzionale, è una legge di indirizzo politico, cioè una delle leggi fondamentali che esprime il cordone ombelicale tra la maggioranza e il governo. E quando viene bocciata, come è stata bocciata, ora sarà successo per distrazione o per qualunque altra ragione, però è stato bocciato il rendiconto, quello significa che è venuto meno di fatto un rapporto fiduciario in quella situazione e in quel momento. Come se ne viene fuori?
qui il problema dipende anche dal fatto che c'è una regola del diritto parlamentare che si chiama improcedibilità, cioè se ti viene respinto un disegno di legge tu prima di 6 mesi non lo puoi riproporre, perché altrimenti ogni giorno riproporresti gli stessi. Quindi temi. Lo devi cambiare. Quindi in realtà l'articolo, se dobbiamo dare i numeri stanotte, insomma l'articolo 72,2 del regolamento della Camera precluderebbe la riproposizione del progetto anche modulato con parole diverse, perché se sostanzialmente, dice sostanzialmente, il contenuto è identico non si può fare. Io credo che però in questo caso... Cosa bisogna fare, professore, ce lo dica? Bisogna intanto approvarlo, un bilancio certificato, un rendiconto bisogna trovare un barbatrucco, perché altrimenti non si può fare assestamento di bilancio, non abbiamo certezza dei conti pubblici, come farlo? Probabilmente verrà travestito, diciamo, lo stesso corpo, perché i numeri non li puoi cambiare, con abiti nuovi, però una serie di conseguenze, come dire, sulle preoccupazioni del presidente Napolitano. Sì. C'è effettivamente una maggioranza compatta che diciamo è in grado di governare il paese, ecco, anche questo episodio queste preoccupazioni le alimenta assai. Allora, Giannini e Battista, io voglio farvi vedere 3 momenti topici del discorso di oggi di Berlusconi, però con una variante, nel senso che noi maliziosamente in questi 3 passaggi di Berlusconi abbiamo decrittato il suo linguaggio e abbiamo scritto quello che in realtà secondo noi Berlusconi voleva davvero dire in quei 3 passaggi. Voglio sapere se siete d'accordo con la nostra interpretazione molto maliziosa. Vediamo. È finita l'epoca in cui i governi li faceva una casta di capi partito. Ora i governi li fanno gli elettori e li fanno votando per un simbolo in cui è esplicitamente indicato il capo della coalizione candidato alla presidenza del Consiglio. Questa norma democratica dobbiamo custodirla come un tesoro. Caro Claudio, non ti preoccupare, il porcellum non si tocca, i posti in lista sono garantiti. Chi nelle opposizioni vuole continuare a erigere patiboli di carta, chi ama spregiare il proprio paese, chi vuole gridare più forte e lapidare ogni giorno un nuovo capro espiatorio, sappia che ci troverà come ostacolo insormontabile sulla sua strada, sempre e in qualunque circostanza. Cari comunisti della carta stampata, il bavaglio ve lo metto con le mie mani. Chi invece vuole fare proposte concrete e discutere, e intanto prepararsi alle elezioni del 2013, dando una prova di responsabilità civile agli italiani, sarà anche nel confronto dialettico un interlocutore valido e utile al Paese. Caro Pier e caro Marco, quando volete tornare all'ovile, il cancello è sempre aperto. Giannini, ci abbiamo azzeccato? Siamo lontani? Perfetto, direi, perfetto. Sono d'accordo su tutte e 3 le interpretazioni. Il cripto messaggio era questo? Mi pare di sì, quello che è andato in onda stamattina è stata una straordinaria fiction. Sembrava di assistere, complice anche l'ammutinamento legittimo e comprensibile dell'opposizione, ad un set Mediaset. Il tronista fa il suo show, il pubblico applaude, sipario, questo è stato. Poi se veniamo invece ai contenuti politici, che erano quelli che contavano in questo momento, a me sembra che ci sia lo zero assoluto. Lo diceva il professor Ainis, bisogna partire dalla domanda che ha fatto il Presidente della Repubblica ieri nel suo primo comunicato. La questione è capire se esiste una costante coesione necessaria all'interno della maggioranza per garantire l'adempimento degli impegni europei e la necessità di far fronte ad una crisi economica gigantesca. Questa era la questione vera che Napolitano ha posto, concludendo nel suo comunicato: tocca a Berlusconi dare una risposta credibile. La risposta è stata quella di oggi, cioè lo zero assoluto. Alcuni messaggi cifrati che voi avete giustamente tradotto ai suoi alleati, ex, nuovi, non si sa bene cosa. Nessuna indicazione sul decreto sviluppo, del resto che altro potrebbe dire Berlusconi? Il decreto sviluppo ce lo promettono dal febbraio di quest'anno, ne hanno presentati 3 nel frattempo,
preannunciando che sarebbe aumentato il PIL di 1,5 punti. Non è successo assolutamente niente, erano tutte promesse vuote e inutili, quindi adesso siamo alla reiterazione dell'ennesima promessa. E poi l'unico messaggio politico sulla base del quale costruire il rilancio dell'azione di governo è il seguente: al mio governo non c'è alternativa. Cioè, questo governo sta in piedi solo perché non ce n'è un altro che lo possa sostituire. Io credo che questo messaggio sia francamente molto, molto debole, oltre che scandalosamente inefficace rispetto alla domanda che ha posto il Presidente della Repubblica. Per questo ritengo che questo è solo un ponte lanciato verso il vuoto. Berlusconi cerca di evitare qui ed ora che si arrivi allo scioglimento, prolungare, diciamo, la situazione. Se ne riparlerà a gennaio-febbraio. Battista, ma oltre. Voglio sentire il tuo parere su questi, diciamo, questo procedimento di decriptaggio dopo la pausa pubblicitaria. Ricominceremo da te e poi cercheremo di capire anche a che prezzo appunto ha questo voto, e ci collegheremo tra l'altro con una di queste piazze bollenti proprio a Roma, con uno dei più grandi attori italiani. Ci vediamo tra pochissimo. Bene, allora, il prezzo che bisognerà, che paga, il prezzo che dovrà pagare Berlusconi, diciamo, per un eventuale voto di fiducia, secondo te, Battista, qual è? Beh, intanto però c'era quel messaggio cifrati, io volevo rispondere alla cosa dei messaggi cifrati. Cominciamo dai messaggi cifrati. Mi sembrano i messaggi cifrati siano giusti, tranne uno, che mi sembra invece un'insinuazione, se posso dire. Quale? Quella dell'appello a Pannella, che cosa vuol dire? Che Pannella deve rientrare? Siamo ancora al giochetto che, dato che i radicali non hanno fatto quello che ha detto il Partito Democratico, siamo, che vuol dire che c'è collusione col nemico? Lasciamo perdere, no? È il, cioè, secondo episodio in pochi giorni, no? Per cui al PD sono furibondi. Secondo episodio di legittimo dissenso rispetto a... Si sono autosospesi, tra l'altro, sì, no? Quindi diciamo così, il fatto che si dica che ci sia un rapporto non poco chiaro, cioè lo dico diciamo in modo del tutto disinteressato, un rapporto poco chiaro tra Berlusconi e Pannella, solo perché i radicali hanno preso due decisioni differenti dalla maggioranza del centrosinistra, mi sembra... No, ci sembrava una richiesta di aiuto, no, da parte di Berlusconi, sì, a tutti, vabbè, quelli che lo possono, capito, sostenere. Uno può chiedere chiunque, non si capisce perché Pannella dovrebbe andare a dare l'aiuto a Berlusconi alla fine del 2011 in questa situazione agonica del berlusconismo. Arriva Pannella e gli dà una mano. Vabbè, comunque, insomma, poi tutto è possibile in questo mondo. Perché non ha parlato del decreto sviluppo? Questa è una domanda anche qua assolutamente, cioè qui non stiamo parlando di provvedimenti da prendere il venerdì pomeriggio a chiusura delle borse, che insomma è una cosa che in qualche modo, no, uno deve tenere segreto perché sono delle cose molto pesanti. In teoria il centrodestra dovrebbe propagandare i contenuti di questo decreto sviluppo, dovrebbe dire apertamente, non lo può fare, semplicemente non lo può fare, perché capita che un provvedimento di questa importanza economica verrà fatto, se mai verrà fatto, in dissenso rispetto al Ministro dell'Economia. Questo è un altro, diciamo, un provvedimento economico per lo sviluppo economico viene fatto malgrado il dissenso del Ministro dell'Economia, che, incidente o non incidente, l'altro giorno non ha votato il rendiconto. Certamente sarà stata una distrazione, certamente sarà stato questo, è un fatto che il decreto sviluppo viene fatto senza che il Ministro dell'Economia ne sia, non dico ne sia al corrente, ma ne sia perfettamente, diciamo, in accordo con questa linea. Una cosa invece detta del discorso di Berlusconi, qui però Gasparri ha detto una cosa, cioè inutile che si dice le norme democratiche, il governo votato dagli elettori. Questo è un governo, è una maggioranza che non è quella votata dagli elettori. Dal 14 dicembre 2010 siamo in una situazione in cui una parte della vecchia maggioranza è andata via dalla maggioranza e una parte, con metodi che non voglio stare qui a sottolineare, è entrata improvvisamente a far parte della nuova maggioranza. Abbiamo un dato fantastico. Tecnicamente solo, si chiama ribaltone. Guardate questo cartello. I cambi di casacca, i parlamentari che hanno cambiato gruppo dall'inizio della legislatura sono 156, 95 deputati, 39 senatori,
12 eletti all'opposizione e poi passati alla maggioranza e 33 usciti dalla maggioranza, quindi no, c'è stato questo, un bel rimescolio. Questo avviene diciamo abbastanza frequentemente nelle legislature, questi cambi. È stato particolarmente vivace questa legislatura. Qui è diverso, qui c'è stato. Più vivace di questo. Naturalmente nel centrodestra si dice che non è già accaduto altre volte, a parte che quando è accaduto altre volte giustamente si gridava al tradimento, al ribaltone, eccetera, eccetera. Parlo del 1998. Lei dice comunque questa maggioranza non è quella che non essendo una maggioranza politica voluta dagli elettori ed essendo stata raggiunta, io ripeto, non voglio insinuare anche qui cose, io non so assolutamente nulla delle ragioni, io so che c'erano delle persone che stavano più o meno nel partito del sindaco De Magistris e che pensavano di Berlusconi, delle cose tremende e tre giorni dopo sono diventati come responsabili del governo Berlusconi. Mettere sullo stesso piano, perché questo è quello che si è detto, dice vabbè, ma perché criticare chi va da una parte all'altra? Allora dovete criticare anche Fini. Ma quello è evidente che quello è un dissenso politico. Però tu che dici, una parte del centrodestra... Tu dici che l'argomento, questa maggioranza è stata eletta dal popolo italiano paralisi, e quindi... È l'inizio della paralisi. Fermati un attimo, poi voglio sentire lei... Voglio sentire lei De Magistris. Però io voglio farvi vedere un documento che secondo me è abbastanza agghiacciante sulle trattative in corso tra oggi e domani, un pezzo di Alessandro Sortino. Sono contento perché Alessandro Sortino è, come dire, entrato a tempo pieno appunto come nostro inviato nella nostra squadra, quindi sentite che dichiarazioni a mio parere abbastanza sconvolgenti ha raccolto. Il nostro governo comunque andrà avanti. Se a Berlusconi interessasse qualcosa nel paese, dopo quello che è successo, non andrebbe di corsa al capo dello Stato a dire mi dimetto, vedi se puoi trovare un'alternativa, andiamo alle elezioni? Perché non lo fa secondo lei? Perché deve fare una scelta tra San Vittore e Montecitorio, tu che faresti? Nella convinzione che oggi questo governo non abbia alternative credibili. Sono le 11:15, Berlusconi sta parlando, chiede la fiducia al Parlamento e noi siamo qua fuori per tentare un'operazione impossibile, cercare di capire cosa c'è dietro questa crisi. Cosa vogliono gli scaglioliani in questo momento, in realtà? Vogliono posti, denari, favori, con alcune rare eccezioni, tra cui sicuramente quella di Giuseppe Pisanu, che è una delle poche persone del centrodestra ad avere ancora senso dello Stato. La mia impressione è che, viste le difficoltà di Berlusconi, ognuno cerca di lucrare qualcosa. Ma lucrarlo quindi... in vista di che? Perché adesso? Perché in... Beh, perché appunto Berlusconi ha molte difficoltà, ha bisogno disperato di voti, di appoggi, perché vede frenare tutto e quindi in questo momento l'utilità marginale di chi può chiamarsi fuori aumenta e quindi si passa all'incasso. Scaiola cosa vuole? Il posto di Tremonti, però c'è Scaiola è qui dietro, forse le conviene parlare con lui. Scaiola, salve. Ieri è andato a pranzo con Berlusconi, qual è, cos'è che veramente vi siete detti? Sono in ritardo, scusa. No, per favore. Io non lo so toccando. Sono in ritardo. Ho capito, ma tutti quanti vogliono sapere cos'è che lei sta chiedendo a Berlusconi. Cosa vuole? Vuole il posto di Tremonti? Scusate, ma io dico... Scusa. Scaiola tace e non è l'unico. Visto? Salve. Ma Scaiola vuole il suo posto, secondo me. Le richiedo. Scaiola vuole il suo posto. No, Scaiola non credo che possa entrare nel governo. La vicenda del Colosseo, della casa del Colosseo è troppo vicina per farlo entrare nel governo. Scaiola probabilmente vuole un ruolo forte nel partito, un luogo forte dove nel dopo Berlusconi possa svolgere un ruolo di primo piano e non di secondo piano. È cominciata questa logica del dopo Berlusconi? Ma io penso di sì. Scaiola penso che... faccia politica e quindi ha degli obiettivi politici. Ovviamente vuole contribuire all'azione del governo. Tradotto, vuole entrare nel governo, vuole un posto nel PDL. Non credo adesso... Vuole contribuire in politichese, vuol dire cosa vuole migliorare l'azione di governo. Non credo che la voglia fare entrando al governo, dando un contributo sostanziale, esprimendo una politica. Ci sono delle fibrillazioni assolutamente legittime e costruttive, perché poi il tema è anche quello. E ci sono forse anche delle paure che invece in alcuni casi generano degli atteggiamenti più... Paura di perdere il posto?
paure di ogni genere. Ma io non credo che lui abbia intenzione di andare oltre qualche semplice garanzia di conferma di rielezioni. Non ha nessuna voglia di rottura, nessuna voglia di tradimento. Così, garanzia di rielezione, cioè il problema è la garanzia di rielezione in questo momento? Beh, c'è un momento di smarrimento in alcuni parlamentari che chiedono anche di capire quali saranno i criteri con cui si sceglieranno i deputati e i senatori. Non è un messaggio un po' negativo al paese in questo momento di crisi che i parlamentari pensino alla loro rielezione? No, è un messaggio di rassicurazione. C'è una grande paura, un grande timore di non essere rieletti, cioè che finendo prima tutta la faccenda non si sia rieletti, che la tentazione di Berlusconi sia quella di andare alle elezioni subito con questa legge, per cui scegliendosi i suoi più fedeli e lasciando fuori. Capito. Allora ti dice: tu vuoi fare questa cosa, vuoi fare i tuoi interessi, allora noi facciamo i nostri, facciamo sì che questo disegno non ti riesca, facciamo sapere che siamo pronti a sostenere un governo di unità nazionale, larghe intese ma specialmente lunghe. Tu vuoi pensare alla tua salute, caro Silvio, noi pensiamo alla nostra. Valentina Petrini, dove sei? Valentina, dove sei e che cosa pensano i tuoi ospiti, il tuo primo ospite, di quello che ha visto? Ciao Corrado, innanzitutto, mentre mi avvio verso il nostro primo ospite, ti voglio spiegare dove siamo. Siamo a San Lorenzo, in uno dei quartieri più storici di Roma. Alle mie spalle c'è il Cinema Palazzo, un teatro che ha più di 100 anni, che è occupato da aprile, doveva essere un'iniziativa lampo di pochi giorni. In realtà sono 6 mesi che i comitati di quartiere sono qui, perché in pochissimi giorni hanno raccolto 12.000 firme per dire no ad un progetto che vorrebbe fare in questo palazzo un enorme parco giochi, sala biliardo, gioco d'azzardo di 1.200 metri quadri. E prima c'è stato un po' un sorriso quando nel pezzo si è sentito Sortino chiedere: non è un po' un'anomalia che i parlamentari chiedano e pensino alla loro rielezione? È stato risposto: no, è una preoccupazione lecita. E allora io voglio chiederlo proprio a lui, Elio Germano, che sicuramente voi conoscerete come un attore famoso che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, ma che oggi qui è in veste di attivista, di singolo cittadino, ecco, che ieri tra l'altro ti abbiamo visto anche all'assedio a Banca Italia. Che ci facevi? Ma che ci facevo? Appunto, oltre prima che essere un attore, sono un cittadino anch'io e quindi sono molto preoccupato di quello che sta succedendo nel mio paese e fuori dal mio paese. Penso che dall'alto non arrivino risposte adeguate e quindi insieme a tante persone stiamo dandoci da fare per cercare di proporre un'alternativa. Che significa dall'alto non arrivano risposte adeguate? Cioè, tu hai visto la cronaca della politica di oggi, che cosa ne pensi? Questa politica ti rappresenta e vi rappresenta? Ma sono teatrini continui che ci siamo stancati di guardare e sinceramente stiamo pensando a forme di democrazia che facciano a meno di rappresentanti. E quindi quello che stiamo cercando di fare anche appunto in questo posto, come nel Teatro Valle occupato con tante persone, è quella di immaginare una forma di coinvolgimento dei cittadini e di messa a disposizione delle proprie competenze per cercare appunto di colmare magari delle lacune dove persone che abbiamo subito. Avete subito addirittura? Un pochino sì, insomma, almeno la percezione che abbiamo rispetto alla nostra classe politica o dirigente, un po' in tutti gli ambiti, no? Ecco, io parlo per il mio settore. Nei Valentina, consigli d'amministrazione dei teatri ci sono persone sì, che sono... Vorrei fare una domanda a Elio Germano. In questo senso li abbiamo subiti, no? Elio, ti vuole fare una domanda a Corrado. Germano, buonasera, grazie tanto di essere con noi. Mi viene in mente, guardando lei, che è comunque un attore che rappresenta il nostro paese all'estero, che per esempio negli Stati Uniti gli attori scendono in campo, scendono per strada normalmente quando ci sono dei grandi eventi, dei grandi avvenimenti. Mi viene in mente per esempio, non so, Sean Penn, no? La guerra in Iraq, le mobilitazioni di Hollywood, no? Per i grandi fatti che riguardavano in quel caso appunto l'America. Ecco, lei pensa che in Italia stia accadendo qualche cosa di così grave, di così importante da richiedere il coinvolgimento di persone che finora sono state un po' ai margini della vita politica, dell'attivismo politico? Che cosa sta accadendo di così grave da spingere lei, ce ne sono tanti come lei, a metterci la faccia?
Ma quello che sta accadendo di grave è che non abbiamo nessuna prospettiva di futuro in questo momento, quindi prima di trovarla nelle soddisfazioni del nostro mestiere, quindi ci hanno fatto credere che arrivare al successo e guadagnare dei soldi potesse darci la felicità, e invece la felicità è condivisione e partecipazione, come diceva qualcun altro, e quindi stiamo cercando di riconquistarci un'idea di futuro in questo senso qua. E penso che al di là del proprio mestiere uno sia innanzitutto, ecco, un cittadino, e come cittadino subisce le stesse angherie, le stesse violenze da parte appunto di uno Stato che pensa solo a fare cassa e continua a levare spazi come questo che abbiamo fortunatamente riconquistato, come quello del Teatro Valle, con delle logiche appunto che non hanno la minima idea di costruire un qualcosa. Appunto qui noi stiamo pagando un debito che è stato contratto dall'1% della popolazione, il 99% è costretto a pagare questo debito, e noi appunto ci sentiamo parte di questo 99%, come ci fanno notare dagli Stati Uniti, e questo debito non lo vogliamo pagare. Corrado, resti con noi, intanto voglio sentire, restate ovviamente collegati sia Elio Germano che gli altri giovani ospiti di Valentina che sono lì. Gasparri, ho varie questioni sulle quali, se mi consente, su quello che abbiamo visto, però è quello che abbiamo sentito, no? Su quello che abbiamo sentito dall'inizio della trasmissione, se mi consente, ho varie. Prego, mi dica. Prima questione, i ribaltoni, i cambi di orientamento. Secondo me, in astratto, si dovrebbe impedire al parlamentare eletto di venir meno al mandato ricevuto, ma questo richiederebbe una riforma della Costituzione, perché la Costituzione dice che il parlamentare non ha un vincolo di mandato, quindi domani io potrei cambiare idea e collocazione politica, altri viceversa. Quindi io non apprezzo questa mobilità parlamentare, apprezzo meno il fatto che quando questo avviene a danno del centrodestra è un atto di virtù civica, quindi chi abbandona il centrodestra verso altre direzioni viene salutato come una specie di eroe. Se avviene il contrario, è un mercimonio, è una roba da vituperare. Quindi, in attesa che un domani... Prima questione, no, però mi scusi, no, io la devo interrompere. Perché non... scusi, ma lei l'ha sentito cosa ha detto Germano? Sì, sì, ho sentito, ma... No, Germano... dico, ma voi perché ignorate quello che dicono le persone che si collegano da fuori dal palazzo, fuori dallo studio? No, intendo dire, io mi aspettavo prima una risposta a lui. Io ho varie questioni da dirle. L'ha messa la questione di Germano sul suo foglio, l'ha scritta? Ma la questione di Germano non c'è bisogno di scriverla, perché il problema del futuro, delle preoccupazioni e quant'altro ce l'hanno tutti, e la società italiana, come tutte le società, periodicamente vede anche esplodere delle tensioni, delle contraddizioni. Io sono abbastanza grande per aver visto tanti momenti in cui le contestazioni... Cioè non pensa che stia accadendo qualcosa di particolare, di speciale nel nostro paese? Penso che stia accadendo una dialettica molto accesa, dopodiché poi vanno risolti dei problemi, perché poi si può anche fare della poesia, dire delle cose, ma i temi del debito, dell'economia, del lavoro, dell'occupazione devono trovare anche delle risposte concrete basate su numeri. Però se mi consente di rispondere a una serie di questioni... Questa non c'è una solo domanda, questa, insomma, ma ci sono anche loro, no? Ci sono anche loro, per carità. Dopodiché, quindi, logica dei ribaltoni. Allora bisognava andare, Battista, forse già alle elezioni nel 2010, quando si era vulnerata quella soluzione di governo. Però io credo che sia meglio cercare di completare le legislature e di dare stabilità a un paese in una situazione economica molto delicata. Sul fatto di come si reggono i governi, vorrei anche ricordare i governi che si reggevano. Io sono andato al Senato da 2 anni, da 3 anni. Non ho visto quasi mai senatori a vita che nella legislatura precedente, legittimamente, perché sono senatori con pieno diritto, venivano portati, anche anziani e affaticati, a reggere governi che non avevano la base parlamentare adeguata. Io in questi 3 anni, quando vedo un senatore a vita a Palazzo Madama, è un evento e lo vado a salutare per un atteggiamento di rispetto. Il fatto che ci siano andati è stato un atto civico, sì, comunque, no, non è che glielo possiamo contestare. Questo è l'esempio, questo è l'esempio. Se noi la Levi Montalcina dovevamo tenere a letto, non ho capito se lei voleva venire a votare. Ma scusi, no, vede che lei ragiona in modo manicheo. Ha detto atto civico, se una cosa va fuori della sinistra è un atto civico, se va fuori di altri è un atto ignobile. Voglio dire che ci sono stati governi che hanno con grande fatica diciamo affrontato per poco le cose. Per quanto riguarda l'attuale governo, anche sulla discussione sul bilancio, sul non bilancio, l'ha detto anche il professore prima, si possono avere opinioni politiche, ma sul piano costituzionale la Costituzione è precisa. Ci sarà una sfiducia, non si ha il voto di fiducia domani, in altre occasioni il governo cade, poi si apre una discussione se votare o meno, ma finché il governo ha la fiducia ed ha approvato provvedimenti, leggi ordinarie numerose. Quest'estate si è fatta una manovra che in altri tempi avrebbe stremato e fatto cadere
8-10 no, governi. Si fermi un attimo, ha già risposto a quello che volevo dire. Poi sul futuro possiamo parlare. Però a me piacerebbe capire perché uno come Elio Germano, ma che guarda, sicuramente non è uno che ha, come dire, la necessità di mettersi in vista, no? Non ha bisogno di farsi pubblicità. Scende in campo, posso chiederlo a De Magistris e a Tosi. Vuole che le faccia vedere gli appelli, vuole rispondere lei, intellettuali. Diciamo, è normale, è la democrazia, ognuno dice quello che vuole. Loro non credono più a nessuno, cioè è difficile dire credono più a quelli del centro-sinistra e a quelli del centro-destra. C'è un'area pessima per tutti voi. Il tema non è appunto in questi termini centro-destra e centro-sinistra. Noi abbiamo due immagini plastiche. Da un lato le sorti del paese del governo appese alla mamma di Scilipoti e Scaiola, che era quello che non si ricordava chi gli aveva comprato la casa, e dall'altro invece abbiamo non l'antipolitica, perché qualcuno la vuol far passare come l'antipolitica, ma la straordinaria voglia di politica che c'è in questo paese, che non significa necessariamente delegittimazione dei partiti, ma significa voglia di partecipare, di esserci. E secondo me la vera sfida è quella di portare le istanze dei movimenti nel governo delle comunità. Io non credo che nel paese ci sia antipolitica, io l'ho visto nella mia elezione a sindaco, c'è stata una forte spinta della popolazione che ha voluto partecipare. Adesso la grande sfida è portare quelle istanze non solo nelle piazze, ma a governare. Ecco perché i partiti tradizionali hanno paura di questi movimenti, perché rompono non la politica, ma la casta partitocratica che ha occupato il potere in questi anni. Germano, che cos'è? Germano, che cos'è l'antipolitica? E c'è antipolitica nel paese? Cioè, quelli come voi non vogliono più vedere... Mi sente? Dicevo, che cos'è l'antipolitica? A mio avviso spesso è quello... L'antipolitica, a mio avviso, è quello a cui spesso assistiamo noi dal nostro divano guardando la televisione. E mentre la politica in senso alto ed etimologico, ovvero quella che arriva da polis, è la partecipazione, la condivisione delle idee, cercando di cambiare le cose, appunto confrontandosi innanzitutto. Quindi è la fatica delle assemblee che facciamo tutti i giorni, la politica, quelle in cui abbiamo la pazienza di ascoltare prima che di pubblicizzare la nostra opinione, e in cui ogni scelta viene presa in maniera collettiva. Ecco, questo penso che possa essere un sinonimo di... Posso sentire il parere di Flavio Tosi su questo? Perché l'antipolitica, tra l'altro, in qualche maniera rischia anche di colpire voi, il suo movimento, che è un movimento che è nato sull'onda dell'antipolitica. Basta con i palazzi di Roma, basta con i privilegi delle caste. Adesso, poi ne parleremo dopo più diffusamente, il problema rischiate di avercelo anche voi in casa. Lei di quello che sta dicendo Elio Germano, di quello che rappresenta, di quel mondo, che cosa pensa? Di quelli che scenderanno in piazza sabato, perché ci sarà lui e ce ne saranno tanti. Allora, chi scende in piazza, purché lo faccia in maniera corretta e democratica, ha il sacrosanto diritto di farlo, e è giusto che ognuno manifesti la sua opinione. Dopodiché, per quanto riguarda la posizione di Germano, è chiaro che è un attore, quindi dal punto di vista televisivo a voi fa gioco aver lì l'attore che dice una certa cosa, però quando parla, per esempio... Questo? Perché lui può esprimere un'opinione, è solo un attore, non è un cittadino. Sto dicendo questo. Che per esempio quando parla De Magistris è sindaco di Napoli, ha una città di 1 milione di abitanti, quindi quando parla rappresenta centinaia di migliaia di persone. Germano quando parla esprime un'opinione legittima finché vuole, ci mancherebbe altro, rispettabilissima, ma l'opinione di Germano vale l'opinione del signor Mario Rossi, del signor Antonio Verdi e uno dei 60 milioni di cittadini italiani che ci sono, quindi non è che sposta qualcosa. Quando invece parla una persona che è eletta, c'è candidata, ha preso i voti ed è eletta, rappresenta i voti che gli sono dietro e quindi vale porta di quelli. Più. No, non è che vale di più, rappresenta di più numericamente. Si chiama democrazia. Quindi voi rappresentate di più, però mi scusi, questo ragionamento qui... Non è che di più, rappresenti tanto se prendi tanti voti, rappresenti poco se ne prendi pochi. Quindi quello che succede in questo periodo nelle piazze italiane conta poco? No, non ho detto questo, perché una manifestazione quando ci sono migliaia di persone vale perché ci sono migliaia di persone, se ne fossero tre vale meno evidentemente, è lo stesso concetto che l'ho detto fino adesso. È ovvio che questo è un momento di difficoltà dove è normale che ci siano delle manifestazioni, basta guardare paesi messi peggio di noi, la Grecia, là, altro che manifestazioni. Bisogna sperare che il governo abbia la forza e soprattutto la rapidità e quindi la maggioranza di approvare dei provvedimenti che risolvono dei guasti che però
rispetto a quello che diceva Germano, diceva il debito l'ha fatto l'1%, lo paga il 99%, il debito è stato fatto non da Berlusconi, non da questo governo, neanche da quello prima, il debito è stato fatto esplodere negli anni 80, poi è cresciuto ancora negli anni 90, ma è esploso negli anni 80 ed è stato messo sotto controllo dall'entrata nell'euro in poi. Però paghiamo oggi un prezzo di un debito che è stato irresponsabilmente fatto crescere 30 anni fa. Allora, visto, approfittate di questo momento, questo è un momento comunque molto bello di confronto. Valentina, c'è qualcun altro che vuole parlare da lì, dal Teatro Palazzo? Germano deve dire. Valentina. Sì, vorrei... Corrado, innanzitutto voglio dirti questo, c'è Elio che vuole dare una risposta e poi ti faccio parlare con Irene. Sì, no, volevo puntualizzare con il sindaco Tosi che non si tratta appunto di una questione partitica qui, cioè non pensiamo che il debito l'abbia contratto Berlusconi, pensiamo che qua è come uno Stato è un po' un genitore, almeno quello mi hanno insegnato a filosofia quando studiavo Hegel. Qua si tratta di un genitore che ha contratto dei debiti e poi li vuole far pagare a suo figlio. O ai suoi nipoti. E allora, siccome questo figlio non è neanche stato trattato troppo bene dai suoi genitori, non ha neanche la capacità comprensiva, come dire, di fare qualcosa per lui. Noi abbiamo subito, insomma, ci siamo dovuti guadagnare tutto da soli. E quindi non abbiamo adesso la pazienza di aiutare i nostri genitori, in questo senso qui. Valentina? Corrado, qui c'è una piazza piena e non ci sono attori. Oggi, quando sono andata di fronte a Banca Italia ad incontrare i ragazzi che stanno presidiando l'ingresso, ho incontrato Irene che stava spazzando la scalinata davanti a Banca Italia e contemporaneamente gridava slogan Tremonti default, Tremonti default. E io le ho chiesto e ti richiedo, non è un po' forte come slogan? Voi avete idea di che cosa significhi un default per il nostro paese? Un fallimento, assolutamente, insomma. Ho idea di che cosa significa. Sì, esatto, default spieghiamo che è un vero e proprio fallimento. Vorrei prima rispondere sul fatto che pulissi la scalinata che occupavo, in quanto occupare significa occuparsi del proprio bene comune. Invece attualmente si pensa diversamente. Occuparsi significa dal pulirlo fino a capire come possa rivivere questo bene comune, non morire, che è invece l'effetto di tutta questa serie di governi di questi ultimi 40 anni in Italia. E cosa significa fallimento? Il nostro Stato, se non investe più nella cultura, è già uno Stato fallito, perché se si devono chiudere teatri e cinema, il che significa che non c'è più possibilità di progredire. Quindi se ma è solo una questione di teatri o cinema, no, o è una questione globale? Di scuole, di ospedali, di sanità che non funziona. Quindi se lo Stato avesse contratto il debito per investire in migliori ospedali pubblici, per permettere a tutti di avere una sanità, per permettere a tutti di avere un'istruzione di qualità, allora forse anche come figli potremmo pensare di pagare questo debito, ma perché questo Stato l'ha contratto per una serie di motivazioni che a noi, uno, non è lecito sapere, e due, anche ci hanno portato a un fallimento reale, dichiariamo fallimento, assumiamoci la nostra responsabilità. Non mi pare che l'esempio dell'Argentina o di altri paesi abbia dimostrato che il fallimento poi provochi chissà quale problema esagerato. Il fallimento significa non pagare più un debito, perché è stato contratto, come diceva giustamente Elio, da dei genitori che un po' non ci siamo scelti, un po' ci siamo ritrovati e che soprattutto hanno deciso per noi. E noi decidiamo per noi, studiando e cercando di capire come si possono risolvere le situazioni dal basso. È una frase molto forte, cioè nel senso la crisi economica è pazzesca, cioè esatto. Tu hai idea, avete visto le immagini della Grecia, di quello che sta succedendo dall'altra parte del Mediterraneo, quindi addirittura siamo arrivati al punto che questa classe politica non vi rappresenta tanto da chiedere il fallimento del vostro paese. Assolutamente sì, perché questa classe politica che per 40 anni ha governato e che ha fatto più assenze in Parlamento di quanto un lavoratore normale non possa fare, e se, perché per un lavoratore normale, se uno va a guardare in realtà quanto è veramente presenza c'è in Parlamento, si rende conto che c'è più del 60% di assenza, quindi non si è occupato del proprio Stato, allora mentre un lavoratore normale del proprio posto di lavoro si dovrebbe occupare. Allora io in questa classe politica non mi riconosco, preferisco comunque decidere da allora, solo insieme ad altre posso persone, sentire il parere di Pierluigi Battista di su questo. Di discutere dei veri problemi e non è chiaro, di rimpallarsi la palla tra partiti. Grazie. Irene, un momento. No, infatti chiaramente non pagare il debito. Non pagare il debito, che però in realtà è anche in mano nostra, nel senso che poi non pagare il debito significa non pagarlo anche a molti cittadini che hanno appunto titolo di Stato. Posso dire, scusa, ma se uno solo dopo. No, fai, cioè. Secondo me in questo caso, devo dire la verità, il termine antipolitica non ha molto senso. Casomai antieconomia, nel senso che poi tra l'altro loro sono andati appunto non esattamente
davanti a Banca Italia, ma un pochino vicino a Banca Italia perché non erano fatti arrivare, ma l'obiettivo è, cioè, l'obiettivo polemico di questo di oggi pomeriggio è Mario Draghi, è la BCE. Infatti loro hanno riportato indietro. Ora, la lettera della BCE. Il problema è questo, che il governo italiano ha quest'estate, diciamo, applicato alla lettera alcune indicazioni, suggerimenti, chiamiamoli così, consigli, non hanno tutti i torti, non hanno tutti i torti, perché in qualche modo dice, vabbè, un governo che viene eletto democraticamente dal popolo e così via può scegliere, sbagliare e così via, ma che una linea di politica economica venga fatta dalla Banca Centrale Europea, dall'attuale governatore della Banca Centrale Europea e dal futuro governatore della Banca Centrale Europea indica un deficit democratico molto forte. Su questo loro hanno perfettamente ragione. In più aggiungo che questo problema oggi investe il governo Berlusconi, ovviamente perché è il governo in carica, ma chi in questi anni ha sostenuto di più la filosofia europeista, rigorista, eccetera, 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 oggi secondo me è stata sempre, in questi anni, nella Seconda Repubblica, molto più la sinistra riformista, che io non dimentico che quando arrivò l'euro, l'anno in cui l'euro è entrato, insomma, abbiamo cambiato la moneta, è passato dalla lira all'euro, venne accusato l'allora governo Berlusconi, c'era pure allora, l'allora governo Berlusconi di aver poco festeggiato l'ingresso dell'euro. Cioè, nel senso che l'euro era visto come una cosa. Però io non salvifica. Sono d'accordo, scusa, voglio sentire Ainis e Giannini. Io non sono d'accordo sul fatto che non ci sia antipolitica. Certo, c'è antieconomia, però loro non si sentono minimamente rappresentati. Io non credo che la sinistra passi indenne, diciamo, da questa piazza. No, no io, infatti io ho questa impressione, infatti. Grazie a Dio ci sono anche i cittadini che scendono per strada e esprimono le loro opinioni, anche quelli come Elio Germano, non ho capito. Se no la dovete esprimere solo voi le opinioni perché siete eletti dal popolo, non ho capito. No. A parte, allora, a parte che essere eletti... Cioè, voi la esprimete dappertutto la vostra opinione, compreso voi, fateli parlare. Sì, sto facendo una precisazione. De Magistris non ha le mie idee, ha partecipato alle elezioni, rappresenta anche istanze e movimenti che io non posso condividere, ma è stato eletto dal popolo sindaco della sua città. Chiunque può partecipare in questo paese ad elezioni locali, nazionali, praticamente si vota e governa in base alla legittimazione democratica. Non conosco un altro metodo di legittimazione formale. Giannini. Quindi rispetti la democrazia. Io la rispetto perfettamente, la democrazia è anche ascoltare le persone che hanno qualcosa da dire. Certo. E allora? Certo. Ma mi sembra ovvio, no? Siamo qui per parlarne. Giannini, non ha più rimanere a scaldare politicamente. Giannini, non parli sopra gli altri. Gaspari, non parli sopra gli altri. Legittimato dal voto, Formigli, lei è un po' antidemocratico. Giannini. Sicuramente è molto bello questo movimento che sta nascendo non soltanto in Italia. Le cose che diceva prima Elio Germano sono tutte sottoscrivibili dalla prima all'ultima, soprattutto io credo mai come in questo momento l'Italia vive drammaticamente la condizione dei giovani, quindi quando i giovani si muovono, si mobilitano e chiedono ascolto, secondo me il primo dovere della classe politica è di prestare orecchio e rispettare e cercare di capire, che è esattamente quello che questo governo non ha fatto. Io voglio ricordare che solo poco tempo fa, quando c'è stata la manifestazione dei precari, e i precari sono tutti ragazzi giovani che non hanno un futuro di fronte a sé, Berlusconi bollò quella iniziativa parlando dell'Italia peggiore, lo disse anche il ministro Sacconi. Allora, quando si risponde... Brunetta, la filiera di tutti quelli che l'hanno detta è lunghissima. Poi si riferiva a alcuni movimenti, non ai precari come categoria, no, che meritano rispetto. Parlava dei precari. Parlava dei precari. Non è così. Comunque sia, quando un ceto politico reagisce così a delle legittime richieste che arrivano dal popolo, diciamolo pure, secondo me commette un delitto di lesa democrazia proprio. Dopodiché, aggiungo, c'è un aspetto però che va considerato, e qui veniamo all'antipolitica. Quando io sento Irene, che giustamente lamenta la sua condizione di oggi, e però dice da 40 anni tutti i governi sono così, io inizio invece a introdurre un elemento di riflessione in questo, perché quando cominciamo a salire su quest'onda e cominciamo a considerare tutti uguali,
Secondo me ci esponiamo un po' a un pericolo, perché in politica, mi dispiace dirlo, non sono tutti uguali. Non sono tutti uguali e la storia di questi anni lo dimostra ampiamente. La condizione nella quale si trovano i giovani oggi, è vero che è il risultato di errori e di omissioni compiute da tanti governi, ma si è aggravata drammaticamente in questi ultimi anni. Allora, i ragazzi che oggi vanno a protestare di fronte alla Banca d'Italia, secondo me implicitamente denunciano proprio questo, cioè non riconoscono un interlocutore politico, perché effettivamente non c'è, non c'è stato, il governo non esiste, il governo Berlusconi non esiste, non c'è. Dopodiché però puntano la loro attenzione sull'obiettivo sbagliato, perché per paradosso, dico ai ragazzi, che è stato proprio Draghi 4 giorni fa, e lo aveva già fatto nelle considerazioni finali dello scorso anno, a dire i giovani sono le prime vittime della crisi che stiamo vivendo, la politica si muova, non è il governatore della Banca d'Italia che può fare politiche per i giovani, è la politica che si deve muovere. Sentiamo un allora attimo. Questo purtroppo non ho capito, se non le può fare il governatore, ha dettato la linea, aggiungo un'altra cosa, ecco. Dateci a noi la Policorrado. Irene, rapidamente, voglio dire sentiamo, solo una cosa. Sentiamo Irene da lì, visto che è stata chiamata in causa, prego. Irene, parli. Corrado, c'è una piazza infuocata. Sì, perché è proprio questo quello che stiamo dicendo. Visto che il governatore di Banca Italia non può risolvere questi problemi, come lei poco fa ha appena detto, benissimo, ce ne occupiamo noi. Noi popolo, non abbiamo più bisogno di rappresentanti. Avete capito o no? Da più di 40 come si fa, anni. Però, se io devo dire che ogni singolo individuo è diverso, io lo so benissimo, perché io mi confronto con ogni singolo individuo quotidianamente. Sto in piazza in mezzo alla gente. Voi dove state? Grazie. De Magistri, vuol dire una cosa. Io non avevo la risposta. Dove state? Voi chi? No, se dice a me, no, non so no, se diceva a me. Noi pure stiamo in mezzo alla gente. No, credo che in generale, politici no, o comunque no, tutte appunto, le personalità appunto, anche su questo, Irene, scusami, politica. Anche su questo, non fare un unico fascio, perché noi giornalisti facciamo un mestiere diverso. E noi in mezzo alla gente ci stiamo. Fanno conto i giornalisti, infatti, per fortuna, che ascoltano. Io non sto dicendo che hanno torto. Mi dispiace che lei come giornalista si fossilizzi su determinate parole senza capire il vero concetto che voglio esprimere. Comunque io l'ho capito. Un attimo soltanto, intanto non dovete potete intervenire anche dopo, quindi state tranquilli che la trasmissione è lunga. De Magistris, mi sembra ovvio che in tutte le categorie ci siano ampie diversità. Una cosa è Vittorio Arrigoni, a cui è intestata quella sala, una cosa è Minzolini, una cosa è Enrico Berlinguer, una cosa è Berlusconi, cioè questo è ovvio. Però detto questo, volevo agganciarmi a due concetti che diceva Irene, che secondo me sono molto importanti. Uno è la nozione di bene comune, perché il bene comune è qualcosa che va oltre lo Stato, ed è un concetto che secondo me noi non dobbiamo fare entrare nella politica. Dall'acqua pubblica, al mare, al sapere, alla conoscenza, alla cultura, non appartengono alle multinazionali, ai privati, non appartengono secondo me nemmeno allo Stato, sono beni comuni delle collettività. Il secondo concetto che lei ha detto, e che io personalmente condivido molto, è la democrazia partecipativa, che si innesta, secondo me, voglio aggiungere un dato a quello che diceva Battista, che il tema qui non è solo politico, è anche economico. Il capitalismo è in fase senile. Ma bisogna finito. Far fallire, voglio, no, bisogna far fallire la Grecia, arrivare, bisogna far fallire l'Italia nel caso. Aspetta, qua c'è qualcuno che come pensa, dice Irene? Qua c'è qualcuno che pensa che noi stiamo facendo la guerra in Libia per liberare i libici da Gheddafi. Invece si va a fare la guerra per il petrolio. Allora io credo che noi dobbiamo in Italia iniziare a costruire nuovi modelli economici dal basso. Però lei mi deve dire, mi deve rispondere. Ma non è che posso dire che voglio che andiamo al fallimento. Ha ragione, ma non è quello il tema. Per i ragazzi che dicono default, che gridano default, hanno ragione oppure... Ma loro lo dicono nel senso che si devono ribaltare completamente i modelli politici, economici e culturali di questo paese. Allora bisogna pensare che il capitalismo è finito come l'abbiamo conosciuto e dobbiamo iniziare a costruire modelli economici dal basso, e io credo che i modelli economici dal basso si costruiscono anche dalla cultura, dal sapere e dalle risorse di questo tipo. Allora io, professore, poi ricomincerò da lei dopo il break, la pubblicità, con una domanda, una domandona, diciamo, su questo governo, e poi dopo metteremo un ulteriore ingrediente, che è quello che riguarda la Lega, perché qui c'è un grosso problema, un grande punto interrogativo che riguarda la Lega. Ricordiamo, Bossi ha detto vigileremo giorno per giorno su questo governo. Ci vediamo tra pochi minuti. E allora sentiamo chi è il primo cittadino di stasera che ci viene a raccontare la sua piazza pulita.
Mi chiamo Mirko Trasciatti, ho 32 anni. Insieme ad alcuni ragazzi molto più giovani di me, ho fondato una startup, che per chi non lo sapesse è un'impresa. Si tratta insomma di un social network, come Facebook o Twitter, solo che il nostro è legato allo sport. Mette insieme le persone per giocare partite di calcetto, di tennis, di pallavolo. È un'idea che, nata per gioco, si è trasformata in un progetto concreto. E ci siamo adesso allargati, giochiamo a Madrid, a Barcellona, a Londra, a New York. Sembra un po' una storia all'americana, però è ambientata in Italia. Perfino i nostri investitori sono italiani. Quest'anno abbiamo ricevuto 300.000 euro di investimento da una cordata di investitori privati. Cosa c'è che non va? Le orrende lungaggini, i passaggi inutili. Startup in inglese significa cominciare, lanciare. Impresa è sinonimo in Italia di complicazioni, di difficoltà. Più volte durante la nostra avventura noi abbiamo pensato di non farcela, ma io so che ci sono un sacco di ragazzi che non osano neppure cominciare, che non pensano che ne valga la pena, non ci pensano neanche. Ascoltano il testamento di Steve Jobs e pensano che nel nostro paese non serva a niente essere folli e affamati. E questo è perché ci sono una serie di piccole complicazioni che, sommate una a una, formano una barriera mentale. Ed è di questo che io vorrei far piazza pulita. Farei piazza pulita dei pagamenti a 120 giorni, farei piazza pulita dei passaggi, costi e notarili medievali per costituire una società, fare piazza pulita di forme societarie che non parlano inglese, non dialogano con gli altri paesi, fare piazza pulita di pratiche fiscali che, per chi deve soltanto cominciare, non hanno senso. Professor Heinis, una domanda per lei: ma se il governo tenesse la fiducia e continuasse in questa situazione, ma non riuscisse di fatto a produrre leggi nei tempi giusti, o non, diciamo, entrasse in una situazione di paralisi, no? Fosse costantemente sotto ricatto dei suoi e non riuscisse ad avanzare, che poteri la Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica? Che cosa potrebbe fare il nostro Presidente della Repubblica in quel caso? La Costituzione è laconica, c'è un articolo che dice che il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, poi non dice quando, come e perché può scioglierle. Aggiunge che ogni atto, ogni decreto del Presidente della Repubblica va controfirmato, ma in passato, rispetto al rifiuto della controfirma nel caso della Grazia, che è un potere del Presidente della Repubblica che era stato in realtà assorbito dal Ministro della Giustizia e quindi dal Governo, Ciampi sollevò un conflitto, la Corte Costituzionale rispose che quel potere è solo del Presidente e che la controfirma è un atto dovuto. Quindi potrebbe, nella sciaguratissima ipotesi che si arrivasse in un caso di questo tipo, replicare questo precedente. Certamente il Capo dello Stato qual è la sua funzione? Quella è un po' una cerniera tra tutti gli altri poteri. Deve fare in modo che la macchina cammini, e se la macchina si blocca, pur essendo formalmente sorretta da un rapporto fiduciario, insomma, che è in vita, ma ove ci fosse una paralisi di fatto, io non vedo molte alternative. Però, se mi consentite, io vorrei tornare un momento soltanto, su queste parole che sono rimbalzate poco fa: antipolitica, rappresentanza, democrazia e quant'altro. Ora, perché questo è un problema che ci tocca molto da vicino, c'è una crisi della rappresentanza che sta allontanando i cittadini dai loro rappresentanti, che lo sono diventati assai poco rappresentanti. Il sindaco De Magistris credo che sia uno dei sindaci più popolari d'Italia, però al ballottaggio ha votato un napoletano su due, se non vado errato, e credo che il voto rispetto al sindaco De Magistris sia stato sorretto soprattutto dal fatto, diciamo, che lui si è presentato come persona fuori dagli apparati burocratici che sono diventati partiti. Allora, il vento dell'antipolitica, che è poi la definizione che la politica ufficiale dà
a ciò che si muove al di fuori dei corridoi parlamentari, in realtà io credo che abbiano ragione quei ragazzi. È politica quello che fanno, ma non è politica soltanto diciamo occupare una piazza o occupare un teatro. Il partito più popoloso è quello del non voto. Il 40% degli italiani non va più a votare. Bisognerà pure chiedersi perché. Beh, pure con questa legge elettorale non è che incoraggi un granché, no? Allora, perché io mi permetto di fare un'obiezione. Diceva prima il senatore Gasparri, noi siamo legittimati al voto popolare, però questa legittimazione è una legittimazione per modo di dire, voi siete messi nelle liste dai segretari di partito. Allora, io ho fatto un'altra affermazione di principio. La legge elettorale attuale può essere criticata, ma tutte le leggi hanno un grande... Ma la volete cambiare voi? La volete cambiare? Cioè voi volete andare a votare con una nuova legge elettorale? Mi fa parlare. Allora, la legge elettorale attuale va cambiata. Dopodiché non esiste una legge... Berlusconi ha detto di no in aula oggi, praticamente. Secondo me, io ho affrontato vari tipi di elezioni, sono stato eletto con le preferenze, nei collegi uninominali, anche con questa legge. Non è che sono nato nella politica attraverso il sistema della lista bloccata, che esiste peraltro in tante parti del mondo. E per esempio non esistono sistemi perfetti. Se si reintroducessero le preferenze, che sono un criterio di scelta, si direbbe che i costi delle campagne elettorali, le lotte nei partiti, perché poi la concorrenza te la fai nella stessa lista tra uno e l'altro, l'inquinamento che le preferenze possono favorire con fattori in alcune regioni d'Italia criminali, i collegi uninominali che pure vengono invocati. Io ricordo i Di Pietro catapultati nel Mugello, i Casini catapultati ad Anzio, candidati del centrodestra catapultati a Milano, perché i partiti sanno quali sono i collegi più o meno favorevoli e quindi ci sono stati molte volte candidati paracadutati. Quindi il sistema perfetto non esiste. Ma questa crisi di rappresentanza di cui parla Ainis è reale? È una crisi di rappresentanza. In Italia però vota più gente che non in altri paesi. Alle elezioni politiche, professore, non è vero che c'è il 40% di non voto. Alle comunali, col doppio turno, questo fenomeno si amplifica, perché è proprio il doppio turno che favorisce una minore partecipazione nel turno di ballottaggio. Alle politiche nel nostro paese si sono registrate percentuali dell'80% di elettori che sono migliori di altri paesi. Negli Stati Uniti sono stati eletti presidenti della più potente democrazia dell'Occidente con il 50% di elettori a volte. Poi a volte hanno votato il 90. Quindi il problema c'è in tutto il mondo. Io taglio sempre un po', perché crisi sennò della rappresentanza, voi viene a approfittare. Però non è che c'è un'alternativa alla democrazia, No, io... Guardi, lei deve entrare con Gasparri, sennò la fanno... Cioè, proprio un caterpillar, come un caterpillar. Carità. Negli Stati Uniti facevano la fila di ore le vecchiette per votare Obama, insomma dipende anche dalla stagione. Ci sono però le ultime elezioni... Diciamo... Hanno fatto la fila per votare contro le elezioni suppletive. Professore, no. Non faccia finta di niente. Insomma, alle ultime alle regionali del 2010, le regionali del 2010, che è il dato diciamo più immediatamente vicino a un'elezione politica generale che abbiamo, mi pare, il 33% non ha votato e poi sommando schede bianche e nulle si è arrivati al 40%. Si è arrivati al 40% e il PDL, che pure ha vinto quelle elezioni, ha ottenuto il consenso esplicito di un italiano su 7. Fece i conti, mi pare, Luca Ricolfi in quel periodo. Che cosa sta accadendo? Che cosa si sta muovendo? C'è, mi pare, una voglia di politica che si esprime attraverso la riscoperta della democrazia diretta, il successo dei referendum, il 55% di italiani che vanno a votarli, 1.210.000 italiani che mettono una firma su questo referendum. Però il 55%, professore, meno ancora, quindi il 45% non ha votato. C'è una voglia di democrazia diretta, Tosi. Il 45% non ha votato. Allora, quindi ha votato gente al referendum che alle regionali. Allora, però il referendum andava a buco da quanto? Da 14 anni. Però adesso non cambia argomento. Quindi allora, c'è un problema di partecipazione, solo con lei. Allora, la voglia di democrazia diretta, se parlavo della Lega prima, perché questa è una spia molto importante, gli elettori leghisti sono sempre stati molto motivati ad andare a votare, poi si è allargata qualche crepa, Tosi lo sa bene, Laura Troia è andata a Varese dove è successo un fatto abbastanza straordinario, che insomma il segretario provinciale di Varese è stato praticamente imposto dal partito senza un confronto democratico. Sentiamo. Quanti voti? Domenica a Tautel di Varese. Quelli che vedete uscire sono i delegati provinciali della Lega. Com'è andato questo congresso? Malissimo. È stata la giornata peggiore che vi abbia mai ricordato. Come Lega Nord. Si doveva eleggere il nuovo segretario, si fa per dire, visto che il candidato era uno solo.
Guardi di qua, grazie. All'inizio i candidati erano tre. Maurilio Canton, prescelto da Bossi, Leonardo Tarantino, vicino a Maroni, e Donato Castiglioni, amico del senatore Fabio Rizzi. Alla vigilia del congresso, gli ultimi due si ritirano. Paura di perdere? No, di vincere semmai. Ma lei non si sente un po' imbarazzato a non essere stato votato dalla Lega Nord? No, guardi, il voto per acclamazione è un voto. È già avvenuto più di una volta che la segreteria provinciale di Varese, il segretario provinciale di Varese, venga eletto per acclamazione. Quindi da questo punto di vista non c'è nulla di strano. La gente in giro che le dice? Al di là dei complimenti, ho trovato tantissimo calore da tantissimi militanti. I candidati escono dalla base. C'erano dei candidati che poi si sono ritirati, c'era un candidato Canton che è stato proclamato segretario provinciale. Mi fermo lì. Lei è amico del sindaco? Sì. Ha votato Lega? Ma io no. Se magari cambiano il capo, io voto Lega. Quindi la Lega guadagnerebbe il suo voto se Bossi... Sì, forse due, anche quello di mia moglie. Anche quello di mia figlia magari. Anche quello di mio figlio. Lei non mi ha voluto leggere la sua lettera, ma adesso ce l'ho qui davanti. No. Candiani lo rincontriamo la sera a Varese alla riunione cittadina della Lega. Nel frattempo in rete è uscito il discorso che lui, da segretario uscente, domenica, non ha potuto leggere. Abbiamo chiesto il mandato per fare la Padania, non per tenere in piedi un'Italia cotta e decotta, corrotta e puttaniera. Sì, quella era la frase che avrei detto volentieri, ecco, quello sì. Questa è la base della Lega, perché uno non può dire queste cose? Ma ripeto, lì è stata una gestione del congresso che a un certo punto è andata a carte 48, quindi non torniamoci sopra. Un'ora dopo arriva anche chi ha preso la sua poltrona alla segreteria provinciale della Lega, Canton. Tutto, sì, ci vediamo tutto il giorno, com'è? Come lei, tutto posto? Sempre sì. Sta arrivando su il nuovo segretario. Chiuso? Cosa? Chiuso? È chiuso? Non gli aprite? Va ora in onda Che aria tira. Pronto? Pronto? Buonasera. Perché non possiamo parlare di cosa è successo ieri? Io perché non ho voglia di parlarne. Io vorrei saperlo invece. Vai dai tuoi organi, leggi i giornali, dagli organi direttivi della Lega Nord e lo chiedi a loro. Io faccio informazione. Io faccio informazione, non faccio gossip interno ai partiti. Ma non mi interessa, Armando. Ma ciao, grazie, buona giornata. Lei praticamente lascia spazio alle conversazioni che a lei sembrano importanti. E non lascio spazio. Guardi, non so se se ne è accorto. Taglia sto coso qua che non le interessa, che urli a casa sua con la sua mamma, suo papà e i suoi genitori. Pronto? È una vergogna. Chi sei? Da dove chiami? Sì, Vittorio. Da dove chiami? Da dove chiami, Vittorio? Da Bergamo. Bossi, oltre che dita medie, Bernati. Va bene, grazie. Mettiti davanti allo specchio ed esercitati in queste attività che stai elencando. Quello che è successo al congresso ormai è sotto gli occhi di tutti, no? Questo ad esempio è una tessera da militante del 92, questa è la firma autografa di Gianfranco Miglio e questa autografa di Umberto Bossi. Questa è una banconota con su Marco Formentini quando vinse a Milano le elezioni amministrative. Grande capo che gioca con una mela, ma che bella. Che giovincello. Mi vedo un attimino come i comunisti italiani quando ci fu l'invasione a Praga, con quel dolore da arrivare alle lacrime, un pochino come i socialisti o i democristiani nel periodo di Tangentopoli. Vedo che la gente, la base, quella che io sento in giro, si sta staccando, la sento come sindaco e come leghista. Dimenticate il nostro voto, famiglie intere. Sa il malessere che è scaturito, no, dal caso Ruby? Questo malessere mi veniva buttato addosso, cioè nelle chiacchierate, no? Ma allora come si fa? Questo, l'altro, insomma, tutto c'è un limite, la Lega, cosa fa la Lega? Perché la Lega? Perché la Lega no? Cioè questo insieme di cose. Perché adesso stiamo discutendo le intercettazioni? Con tutti i fastidi che abbiamo. Lei pensa che al leghista base andare in giro a chiederglielo gli interessa le intercettazioni? I nostri capi, i nostri dirigenti se ne accorgono? Non se ne accorgono o fanno finta di non accorgersene, ma è un male. La gente, quando va a votare, Tele Venezia, mette la croce su Alberto da Giussano, perché c'è lo spavere e non lo spavino di quattro sfigatelli che fanno qualcosina in giro. Io come politico posso essere, cioè sono un micro uomo come
politico nella Lega, ma come dignità d'uomo non puoi dirmi quattro sfigatelli piuttosto che sono polvere e ritornerete polvere. La apro in questo istante. Hai persino firmato la carta per firmarla. Per questo non la metto, così rimane firmata. Capisce il perché del dolore. È come una bella fidanzata che ti tradisce per tante volte, che stai sempre zitto, ma a un certo punto poi non ce la fai più. Che sta succedendo, Tosi? Avete bloccato anche, per quello che ho letto, i congressi di Treviso e di Padova, avete imposto un candidato a Varese. Che cosa sta succedendo? Avete perso Democrazia Interna, siete diventati come il vecchio Partito Comunista Centralista, no? Ma allora, a Varese c'erano tre candidati, due dei quali si sono ritirati su tre. E si sono ritirati perché hanno deciso loro di ritirarsi, nessuno li ha minacciati, nessuno è andato via a imporglielo, si sono ritirati. Forse era preferibile... Così spontaneamente, diciamo, hanno deciso... Perché nel momento in cui è stato fatto presente che c'era una candidatura che poteva essere unitaria, così è stato infatti, hanno deciso di ritirarsi. Però credo che, rispetto a quelli che sono i problemi che stavamo affrontando prima, che sono sicuramente problemi di tutti, che sono i problemi del paese, il fatto che un congresso veda un candidato o tre e qualcuno più felice, qualcuno avete felice. Bloccato anche Treviso e Padova, no, però no, ma non è questione di bloccare Treviso si nasconda e Padova, però no, ma, allora, lei ha sempre avuto uno, il coraggio di essere critico, non si nasconda, no, allora un discorso è esprimere opinioni sul governo Berlusconi e quant'altro, che credo sia interessante rispetto a quella che è il dibattito politico del paese. Le questioni interne al movimento, per prassi, da sempre, non le ho mai commentate, perché sono questioni interne al movimento. La vostra base non è rivolta, sono, lei lo sa. E non sono di interesse collettivo, la perché base però è rivolta, ai cittadini italiani... Il sindaco l'ha sentito, ai cittadini italiani o ai cittadini di Varese. Non è che gli cambia se il congresso di Varese è andato in un modo o in un altro. Però la vostra base vuole una parola di verità, lei... no? Però vuole una parola di verità su cosa state diventando, su quello che pensate davvero di Berlusconi, del governo. Chiedo a lei cosa no, glielo chiedo a lei, perché la vostra base è rivolta. Quel sindaco, diciamo, la esprime, ha scritto anche una lettera sul Corriere della Sera, no? Per esprimere questo senso. Quel sindaco, nel momento in cui esprime delle opinioni, le esprime legittimamente. Se calca la mano rispetto a delle questioni che sono interne al movimento... Secondo me non fa il bene al non fa bene al movimento. Allora, possiamo vedere questa immagine? Me la fate vedere l'immagine oggi di Silvio Berlusconi con il vostro leader Bossi a fianco? Perché è un'immagine molto importante, Battista, no? Perché è l'immagine, insomma, sicuramente voluta, insomma, di Berlusconi, di far vedere Bossi accanto a lui. Vediamo, perché tra l'altro, appunto, è un'immagine un po' infelice. Bossi ha sbadigliato, credo, 12 volte sì. In pochi minuti, 12. 19 minuti. Ecco, quello che io vorrei capire, Tosi, ma voi volete che, diciamo, il vostro elettorato veda questa immagine? Cioè, voi volete legarvi a questa immagine, cioè legati il più possibile accanto a Silvio Berlusconi fino alla fine, diciamo, del tempo del governo, però senza riuscire a nascondere lo sfinimento, lo starci, insomma? Beh, allora, capisco che lei vuole... darvi vivacità alla trasmissione e quindi... Questa è l'immagine che farà il giro del mondo, no, ma lo so, Tosi, ma lo so, però a tutti durante la giornata può capitare di sbadigliare. È la mattina alle 11, 12 volte 19 minuti. Beh, guardi, io immagino che immagino, perché non è che posso saperlo, ma lo immagino, siccome queste sono state giornate piuttosto convulse e quindi è probabile che siano state anche delle riunioni, e anche delle riunioni magari lunghe, e anche delle riunioni che vanno avanti fino a notte fonda, proprio perché... sono giornate un po' complicate per la maggioranza, uno può essere stanco anche la mattina se ha dormito molto poco. Lei sta cercando, per carità, ripeto, può essere interessante dal punto di vista della spettacolarizzazione. Questa è l'immagine per i vostri elettori, questa qui. Questa è l'immagine di un... Con questa andate a fare la campagna elettorale. Ma guarda, ma lei la campagna elettorale sta cercando di farla lei e... Forse, no, forse per chi conduce una trasmissione televisiva fa la campagna elettorale, no, non sarebbe opportuno. Non c'è nessuna campagna elettorale. Se questa immagine soddisfa il vostro elettorato. Ma lei crede che chi sta guardando la televisione non si rende conto che lei è chiaramente da una parte? Ma questo lo giudicheranno quelli che guardano la televisione. Lei si preoccupi di rispondere alle domande e poi il pubblico giudicherà. Non siamo in tribunale e io dico quello che penso liberamente. Le chiedo se questa immagine qui è un'immagine, diciamo, coerente con il desiderio del vostro elettorato. È un'immagine che è stata ripresa in Parlamento, evidentemente.
Va bene, grazie, grazie a Tosi. Continuiamo a parlarne dopo. Di questo ora c'è la pubblicità, poi tornerò dal professor Ainis a proposito proprio dell'attività dei ministri leghisti. Ne parliamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, intanto Valentina, dal quartiere San Lorenzo, hai un altro intervento? Che cosa dicono lì? Valentina, ci sei? Allora, innanzitutto, sì, sì, innanzitutto qui vogliono aprire il capitolo 15 ottobre, perché sabato c'è una giornata importantissima, una mobilitazione che riguarderà tutto il mondo, e qui la gente che vedete in piazza sabato lascerà i presidi dei luoghi occupati per andare a manifestare. Claudia, tu sei una studentessa universitaria, vieni dal movimento dell'Onda. Sono ancora vivi i ricordi e le immagini di Roma violenta nel fuoco del 14 dicembre. Siete dei violenti. Sabato con che intenzioni andate in piazza? Guarda, innanzitutto ti dico che a noi fa molto piacere che finalmente si ritorni a parlare di politica, visto e considerato che dallo studio, insomma, si sta un po' andando al di là di questi temi. Anche gli spettatori a casa saranno felici, insomma, di sapere quello che poi noi concretamente vogliamo fare. Quelli sono i tuoi rappresentanti politici, però, no, guarda, noi non ci rappresenta nessuno, l'unica cosa che ci rappresenta sono i nostri corpi, il nostro spirito, quello che noi quotidianamente... Che idea è andata in piazza sabato? Allora, hai fatto un richiamo al 14 dicembre. Noi vogliamo dire che innanzitutto l'unico ricordo di violenza che abbiamo di quel giorno è quella compravendita indegna che c'è stata di voti da parte del governo, da parte chi appunto continua a non ascoltare migliaia e migliaia di giovani che si riversano nelle piazze, di giovani, di studenti, di precari, di disoccupati. È inutile che Gasparri, insomma, scuota la testa. Chi è a casa sono stati sa fatti bene di violenza di cosa in piazza noi stiamo parlando. La violenza Piazza del Popolo a ferro e fuoco. Prova una riforma universitaria il 22 dicembre, c'è stata facendo finta quel giorno in piazza che non Roma. Esista appunto un movimento invece forte che si muove in tutte le piazze d'Italia, che si è mosso in tutte le piazze d'Italia e che continua. Quindi ancora non a far sentire una, non vi sentite dei violenti, reagite alla violenza, questo ci stai dicendo? Non ho capito. E ti dico solo, guarda, che la loro violenza è molto più forte di tutte le cose che noi invece quotidianamente mettiamo in pratica. La violenza è di chi approva una manovra finanziaria ad agosto senza interpellare nessuno. La violenza è di chi scuote la testa mentre le persone vere, reali, parlano di problemi veri e reali che effettivamente gli si stanno scagliando contro. C'è una crisi finanziaria senza precedenti, la stiamo pagando noi, ce la vogliono far pagare a noi, ma poi questo movimento che riparterà alla grande gli farà capire che invece noi saremo sempre sotto le piazze, saremo sempre nelle strade davanti ai loro palazzi. Però senza, vuoti, diciamo, che senza... Scusi, signorina, come si chiama? Come si chiama? Claudia, si chiama Claudia Corrado. Senza fare le qui. Barricate, no? Ovviamente noi vogliamo che non ci sia nessun tipo di violenza e anzi spingiamo tutti quelli che partecipano sabato a farlo in modo assolutamente pacifico. Però senza fare le barricate, sentiamo un attimo, perché Gasparri ha una cosa da dirle, però vorrei che lei l'ascoltasse, anche se è chiaro che siete su sponde assolutamente opposte, e ascoltasse le sue obiezioni. Gasparri. Ma io nel merito delle discussioni, tutte le opinioni sono legittime, alcune sono... come dire, forse da riempire di argomenti, perché poi temi dell'economia, del lavoro, dello sviluppo, del debito, dell'Europa. Prima Battista faceva un'osservazione dicendo come la sinistra riformista è quella che più crede in alcune diciamo, indicazioni dell'Europa e quindi forse c'è da capire quali sono le ricette. Dopodiché la storia è piena di movimenti giovanili carichi di speranze, di utopie anche. Non è la prima ondata, ce ne sono state di più massicce nel 68, nel 77, in altri movimenti. Sono sempre i soliti. No, sono sempre i soliti. No, ma, guarda, io sto cercando di fare un'analisi un po' seria alla vigilia di una manifestazione carica di aspettative per chi la promuove, ma anche di timori. Lei stesso ha fatto un giusto appello a manifestare. Quindi tutti hanno diritto ad esprimere le loro posizioni. Poi le elezioni. Sceglieremo le leggi elettorali migliori. Non c'è un altro modo per scegliere la rappresentanza. Che poi ci sia crisi di rapporti tra rappresentati e rappresentanti non è un tema nuovo, è un tema che in tante epoche ha avuto una sua virulenza e spesso poi è stato interrotto anche a volte con circuiti non democratici. Noi dobbiamo evitare questo, dobbiamo difendere la democrazia, poi si può declinare con una legge elettorale A, con la legge elettorale B, ma difendere la democrazia.
ed evitare la violenza, perché quando si è ricordato il 14 dicembre a Roma, quel giorno ci sono stati incidenti, poi si trae una minoranza dei manifestanti, tutto quello che si vuole. E allora è importante che il 15, il 16, il 17, il 18, ognuno manifesti senza dar luogo a violenza. Questo paese ha conosciuto stagioni di violenza, la minimizzazione di alcuni focolai fu un errore anche da parte di intellettuali, giornalisti, registi, attori che sono intervenuti nel dibattito politico, ce ne sono stati in tutte le epoche, quindi io non contesto il diritto di manifestare, rivendico il diritto di avere opinioni diverse, depreco la minimizzazione dei fatti di violenza e mi auguro che non ci siano fatti di violenza. È una cosa sbagliata questa. Sì. Due riflessioni. Applaudite anche quando si dice no alla violenza. Così dimostrate di essere un po' meno pilotati. Una prima, basta con questo discorso dei sogni e delle utopie. Cioè il fatto che se uno vuole cambiare è un utopista, è un sognatore, i sogni non si possono mai realizzare. Perché io credo che se c'è determinazione e volontà, anche quelli che sono sogni possono diventare realtà. La seconda cosa, a proposito di violenza, e io ovviamente sposo quello che ha detto lei, mi auguro che sia una grande manifestazione pacifica e mi auguro anche però che non ci sia quella vergognosa repressione del dissenso di Stato che fu fatta a Genova e a Napoli 10 anni fa. E soprattutto, e lo dico da uomo di Stato e da sindaco, non mi vorrei ritrovare che autori della violenza poi magari fanno anche carriera all'interno delle istituzioni. Condannati e fanno carriera. A chi si riferisce? Ce ne sono diversi. Diversi. Abbiamo anche il prefetto De Gennaro, che mi sembra che sta ai vertici dei servizi. Beh, veramente ci fu Toni Negri che arrivò in Parlamento. Io le sto che era dicendo un della violenza. Gaspare. Non metta De Gennaro sul piano di gente come Toni Negri. Sono stati condannati Ma... e stanno ai vertici delle istituzioni. Secondo me è un fatto grave. Credo che io non si possano accomunare con le persone che hanno fatto parte di movimenti eversivi. Ho e che detto, io mi auguro che sia una grande manifestazione pacifica del Parlamento. E mi auguro che il dissenso in questo paese non venga mai colpito col manganello. Io mi auguro che il dissenso non diventi portatore di violenza. Io mi auguro. Tra poco, vedere una cosa, perché in questo paese Giannini, negozi distrutti, i poliziotti rischiano di non averci neanche sui manganelli. Non sia ambiguo. Ma qua ambiguo, scusi Gaspari, ma che ambiguo? Non sia ambiguo. Io mi auguro che sia una manifestazione pacifica, da una parte e dall'altra, perché è democrazia. Lo Stato è pacifico per definizione. Battista, Obama mi ha fatto arrestare 700 al giorno. Negli Stati Uniti, per aver occupato il ponte di Brooklyn, hanno arrestati 700. Li hanno rilasciati la sera stessa, il giorno dopo, insomma. Sì, ma proviamo a vedere se arrestano. Tra l'altro non si capisce per occupazione di suolo pubblico, credo. Guardi, che per una cosa del genere li hanno arrestati. Io direi che secondo me poche proteste. Dottor, guardi, ci sono io credo state che su questo non bisogna cosa. Essere, io sono d'accordo, ambigui. Bisogna violenza, bisogna sempre condannare. Dico cose. Che voglio è dire. Sempre grave, ma io oggi mi attenderei che di fronte a dei fatti gravissimi, come quelli di Genova e io ricordo anche di Napoli, con persone tra l'altro condannate, come lei sa, a fatica, con le prove che si sono cercate di falsificare, no, non solo sono stati messi fuori, hanno fatto addirittura carriera. Questo non è un bel messaggio, secondo me. Ma la pazienza, ma a Genova c'è qualcuno che ha mandato in Parlamento il padre di un ragazzo che definirlo un facinoroso è poco, vero? È morto e mi dispiace. È morto, mi dispiace. Ma stava cercando di linciare dei carabinieri, vero? Questo ricordiamo. Mi scusi, però il padre, a parte che il padre non c'entra niente, prima cosa. Prego? Il padre non c'entra niente, no, è stato mandato in Parlamento. Qualcuno l'ha mandato in Parlamento perché. E poi, come dice padre, Gasparri, ha preso i voti, però, insomma, come dice Gasparri, aveva una rappresentanza popolare. Ma è la democrazia, no? Ma è evidente, Battista. Ma è evidente che De Magistris sta parlando di quello che è successo alla Diaz e a Bolzaneto. È evidente, di che stiamo parlando? Dobbiamo parlare solo di una parte. No, 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 non sto dicendo questo. Un momento, Gasparri, la prego, non facciamo De Magistris ha fatto un discorso. Quindi Genova l'ha messa a ferro e fuoco la polizia carabinieri. Mi scusi, però Gaspari, lei ha parlato un secondo, per cortesia, non facciamo la sovrapposizione, grazie. Cerchiamo di però stare, quello che è successo. Cerchiamo di stare sul concreto, mi scusi, perché andiamo sullo slogan. Ma è chiarissimo, ci sono stati black bloc a Genova e hanno messo a ferro e fuoco la città ed è stato un fatto gravissimo. E su questo siamo d'accordo. Però, da questo a dire
che è legittimo quello che è poi accaduto nelle caserme Diaz e Bolzaneto, che poi effettivamente ha prodotto delle condanne nei confronti di coloro che si sono macchiati di quei reati. No, ma guarda, ed è più grave perché sono rappresentanti dello Stato, d'accordo, che poi sono stati anche promossi. Dicendo, questo è verissimo e non si può contestare. Che la violenza è sempre sbagliata. Ma è ancora la violenza, ma mi spingo è sbagliata dire, e va condannata sindaco, tutta, sindaco, e mi va spingo a dire, tutta, mi non spingo solo a dire, una parte, sono d'accordo, di sono d'accordo, ma mi spingo a dire che quando è di Stato è persino un pochino più grave. Quando un atto di violenza è un pochino lo commette più grave. Un uomo di Stato è più grave. Allora, lo Stato non Battista, ne ha bisogno. Battista, per cortesia. Però rispetto... Abbiamo capito le vostre posizioni. No, ma rispetto a decine di migliaia di rappresentanti appartenenti alle forze dell'ordine. Ma non se c'è dubbio. Se c'è qualche rispettiamo caso tutto. Di qualcuno che sbaglia... Ecco, bisogna anche tutelarli quelli delle forze però dell'ordine. Si premia. Battista, si per premia. Cortesia. Allora, guardi, la cosa è questa. Io... No, adesso tocca a Battista, quindi lei parla dopo. Se posso dire... Parla dopo, Gasparri, parla dopo. Battista, parla dopo. Io mi piacerebbe. Uno mi piacerebbe, con un casco tentò di uccidere un altro manifestante. Dunque, allora, sabato ci sarà una manifestazione in tutto il mondo degli indignati, indignados, non so come si chiamano, insomma, più o meno questo. Quindi vuol dire gli indignati in America vanno contro, tra virgolette, Wall Street, oppure addirittura vanno sotto le case dei miliardari e così via. Quello che dicevo prima, l'ha detto De Magistris, è il capitalismo che in questo, il capitalismo finanziario, il capitalismo delle banche, molto, molto più che il capitalismo dell'imprenditoria. Cioè. Che va in crisi. Allora, dentro questa cosa, io quello che non riesco a capire da parte della giovane Claudia, mi pare che si chiami, è per quale ragione non dirlo con chiarezza che quegli episodi furono effettivamente di assalto e così via, le camionette della polizia, delle cose che non era bello vedere. Perché non si dice no alla violenza? Punto. Senza poi dire, ora, poi dentro è successo quello che volete, nel palazzo c'è stata la compravendita, quello che volete, ma che la violenza non si fa, dato che questa è una storia che noi abbiamo conosciuto, anche a Genova, questa storia poi che sono stati black bloc e solo i black bloc, erano migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone che stavano lì con gli scudi, con le cose, cioè si capiva benissimo che andava a finire a schifio, prendiamo... per quale ragione? Una cosa che secondo me io non ho nessuna antipatia. Usiamo parole chiare, senza nessun distinguo. A parte che chi dice che è meglio avere il default come la Grecia, questo onestamente non riesco a capire. Però questa cosa si può dire che sabato contro la violenza. Contro la violenza. Fermati un attimo, dopo vi voglio far vedere un servizio impressionante. Torniamo su questo, Gaspare, c'è la pubblicità e io la devo dare. Con un servizio molto impressionante sentiremo un'ultima battuta dal Teatro Palazzo di San Lorenzo, tra poco. La seconda persona che stasera è venuto a raccontarci la sua piazza pulita è poco più che una ragazzina, appena compiuto 18 anni, non ha ancora mai votato. Sentiamola. Sono Caterina Falessi, vivo a Roma, ho 18 anni, frequento la facoltà di scienze politiche dell'Università La Sapienza. Io sono una studentessa. Non credo a chi mi parla di successo e di compromessi. Sono convinta che nella vita per raggiungere i propri sogni occorra studiare. Perciò è importante che tutti ne abbiano la possibilità. Mi rifiuto di sentir parlare di merito perché vivo in un paese in cui anche quest'anno diminuiscono del 95% i soldi stanziati per le borse di studio. Io sono una generazione. La generazione precaria che, vivendo nel periodo di massima disoccupazione della storia italiana, è senza lavoro, senza prospettive e senza pensione. La generazione che sente sulle spalle un debito che non ha creato e un sistema politico-economico che non ha costruito. Io sono una cittadina. Anch'io, leggendo il giornale, mi chiedo quale autorità permetta alla Banca Centrale Europea di pretendere il licenziamento di 30.000 dipendenti greci, ma soprattutto quale ruolo sia rimasto alla democrazia quando le decisioni sono prese dalle oligarchie finanziarie indipendenti dal voto popolare. Io sono quel 99%
della quel 99% della popolazione rappresentata dagli studenti di Wall Street, che in balia dell'1% costituito dal potere finanziario si sente a disagio perché non riesce ad incidere realmente sulla propria vita. Voglio far piazza pulita di quella classe dirigente che sa benissimo non rappresentare più il paese, eppure non rinuncia alla poltrona. Di tutti quei politici che usano la scusa della crisi per smantellare lo Stato sociale, privatizzando i beni comuni. Voglio far piazza pulita di tutte le persone che mi dicono che sono troppo giovane. Troppo giovane per capire, che vogliono farmi credere che il mondo in cui vivo sia l'unico possibile e che perciò sia inutile provare a cambiarlo. Battista, stavamo parlando della manifestazione di sabato. Io sposo in pieno quello che tu dici. No alla violenza, senza nessuna ambiguità. No alla violenza della polizia, allora si risponde con la violenza. Nessun tipo di violenza, però la polizia va anche aiutata. E in questo periodo, di questi tempi, la polizia ha seri problemi. Allora io voglio portare a vedere le condizioni in cui appunto lavora la polizia qui a Roma, in questo racconto di Luca Rosini. Questa è via Rolando Vignali, uno dei punti del quartiere a più alta densità criminale, decine e decine di sottoposti alle misure di prevenzione. Qui abbiamo difficoltà spesso e volentieri ad entrare, eh? Le sparatorie contro la polizia, volanti bersagliate, sì, dal lancio di oggetti dai balconi. È un quartiere che abbiamo difficoltà a gestire per mancanza di personale, per carenza di uomini e di volanti. Avremo bisogno, secondo me, al commissario Tuscolano almeno di 30-40 uomini in più. Questo è uno degli esempi dei veicoli che abbiamo a disposizione. Come vedi, sono macchine con oltre 200.000 km, ridotte in queste condizioni qua, graffi dappertutto, ammaccature. Spesso si rompe il cambio, spesso abbiamo problemi con i lampeggianti, abbiamo problemi con gli apparati radio. Questa è la situazione in cui viviamo tutti i giorni e il timore di non poter fare il nostro lavoro perché per una sciocchezza banale come rompere un finestrino o rompere uno specchietto dobbiamo tenere la macchina in riparazione per 3, 4, 5, 6 mesi perché non abbiamo fondi a disposizione per pagare le ditte appaltatrici dei lavori. Questo è il 113. Questi sono i colleghi che arrivano a casa quando chiamate. Questi qua. L'ordine pubblico sono quei colleghi del reparto mobile inquadrati, vedi? Professionalmente preparati e abituati a questo tipo di clima. E quelli che non hanno tutte le tute e le protezioni? Non devono scendere in piazza. Perché non possono stare? Perché non hanno un equipaggiamento idoneo e senza un equipaggiamento idoneo si vive un'insicurezza, sia per loro stessi che per gli altri operatori che magari dovranno difendere loro in caso di scontri. Mancano i numeri, gli uomini, i colleghi di reparto mobile sono troppo pochi. Se mandiamo sempre gli stessi, sono usurati. Tutta quella parte erano tutte macchine della polizia di Stato, una volta pure le volanti. E adesso invece trovare una macchina della polizia è difficilissimo. E la benzina? E la benzina la mettiamo, perché non corre, non lo dico. Qui si va a piedi, punto. Questo che è? Con l'acqua per terra. Non ho mai capito la piazza, questa è una forza, eh. Che è questa? Non sta in questa condizione, scusa. Questa è Ma per esempio, non so, i computer. Tutti gli altri uffici e tutti i personali. Cioè, l'avete comprato voi? Ognuno si può portare, ognuno si può portare tempo, tutto. Ogni tanto qualche dismissione di banca, Croce Rossa. In Caritas e ti portano qualche computer di lusso. Quindi voi andate a gestire questo autunno caldo, le fabbriche che chiudono. Senza mezza riguardo. E stare impiegati in Val di Susa. È gratis, perché gli straordinari non ci sono più. A Torino, ad esempio, non possono andare oltre le 30 ore di straordinario. Che noi ci vuoi, ma non ne fai necessariamente 55, 70, 60. Che ti chiamano, bisogna aspettare la triella.
e bisogna andare a tamponare giù in piazza che ci stanno gli anarchici che tirano le uova e la bici contro le barche, e lo fanno gratis. Si vede lo stesso mettono in piazza a prendere scudi, sassi e a vedere il sangue per terra, ma non ce li pagheranno mai per gli straordinari. Tra l'altro li fa anche stare dalla parte dei cattivi, perché quando vai a contrastare dei giovani rivolta per la Gelmini o magari altri poveri diseredati, sono dei casi che tu fai il supporto, il braccio cosiddetto armato, il potere, ma adesso il potere non si convince più. Siamo anche vittime di questa situazione di gestione mal accorta. Quanto hanno tagliato alle forze di polizia? Totalmente, con l'ultimo DPCM varato a settembre, sono 3 miliardi di euro per tutto il sistema sicurezza. Quindi uomini in meno, macchine in meno, questo crea una palese demotivazione. Noi speriamo che non ci siano, diciamo, delle turbative o delle proteste sociali, perché sarebbe veramente difficile andare ad affrontare, voglio dire, le proteste sociali con un clima, voglio dire, dove ognuno di noi si sente abbandonato, perché la demotivazione è strisciante, è talmente palese, voglio dire, che sta creando anche uno scollamento rispetto a uno spirito di, diciamo, di, del senso del dovere. Cosa vuol dire parole povere? Vuol dire che non c'è stima. Non c'è stima verso gli uomini che governano il paese. Che cosa significa per un poliziotto oggi scendere in piazza e confrontarsi con operai, studenti? Beh, innanzitutto dall'altra parte guarda, se sono ragazzi, guarda il viso del proprio figlio, no? Negli operai che manifestano o nelle persone che perdono il posto di lavoro drammaticamente e non sanno cosa portare a casa alla fine della giornata, noi vediamo padri come noi e non ci rendiamo conto come mai l'attuale governo abbia interrotto il dialogo con tutti, compreso le forze di polizia. Mai nessun governo della Repubblica ha trattato così le forze di polizia in materia di sicurezza. De Magistris, siamo l'unico paese dove la polizia parla come l'indignados, almeno questi poliziotti. Non so. Chiaramente noi dobbiamo dire una cosa, che non tutta la polizia è in queste condizioni e comunque la polizia fa uno sforzo enorme, però il fatto che alcuni di loro, anche a volto scoperto, accettino di parlare di questa situazione è preoccupante. Da questo servizio potrebbero dire tante cose, ma due ne voglio dire, anche perché io per tanti anni sono stato a fianco delle forze dell'ordine. Una prima, che è incredibile vedere che si devono magari fronteggiare in piazza un poliziotto che si trova in quelle condizioni con un precario, un senza lavoro, un senza dimora. È un conflitto in realtà tra chi sta in difficoltà in questa società. E la seconda, si parla tanto di sicurezza. Questo governo ha parlato tanto di sicurezza. Quelle condizioni sono vere, mi chiedo, potrei dire tante cose, ma perché noi dobbiamo spendere oggi per la realizzazione di 100 cacciabombardieri 10 miliardi di euro, quando potremmo dare benzina e mezzi per le forze dell'ordine. Gasparri, tanto sono veri questi 3 miliardi in 3 anni al comparto sicurezza? Contesto le cifre, perché il comparto sicurezza, nell'ambito di una politica di riduzione della spesa pubblica, di tagli ai ministeri, ha subito in percentuale un minor taglio per le ragioni della operatività delle forze dell'ordine. Voglio anche dire, capisco le proteste, i disagi, ma io ho visto anche oggi, come hanno visto tutti, sulle strade di Roma, personale delle forze dell'ordine che fa il suo dovere con pazienza, senza alcuna intemperanza, e quindi diamo anche un'immagine positiva di personale che opera in maniera apprezzata. In Inghilterra, recentemente, nell'ambito delle varie manovre economiche, il governo inglese ha deciso, per risparmiare, di tagliare di 16.000 unità gli organici delle forze di polizia, cosa che in Italia nessuno si è mai immaginato di fare e nessuno farà, perché questo è un paese che ha fenomeni criminali consolidati, problemi, mi auguro, di ordine pubblico non nuovamente gravi, ma ce ne sono. Comunque quei problemi ci sono. Sì, ma le sto facendo un paragone. In Gran Bretagna hanno tagliato gli organici per diciamo far quadrare i conti. Noi questo non vogliamo e non possiamo farlo. Ci sono norme di contenimento delle spese, ci saranno sicuramente punte di disagio, ma io oggi ho visto, non so se l'hai girato per Roma, mezzi della polizia o dei carabinieri che c'erano, non erano tutti quanti vetusti. Poi ci sono problemi nella manutenzione, problemi in tutto quello che è il comparto della pubblica amministrazione. In questi anni, ad esempio, è stato creato il FUG, Fondo Unico Giustizia,
che è un fondo che viene alimentato con i beni confiscati alla criminalità, che vengono poi destinati questi proventi alla magistratura e alle forze di polizia per trasformare risorse sottratte al male a quelli che operano per il nostro bene. Dopodiché che ci siano dei problemi sui bilanci pubblici lo sappiamo, ma poi si potrebbe anche rispondere ad altre cose. Prima quella ragazza diceva hanno deciso di licenziare i greci, chi gli deve pagare lo stipendio ai greci? Ogni paese deve far quadrare i propri conti. Questo non è intervento omnibus sul punto della polizia, sul Giannini, punto della polizia, le parole usate da quei poliziotti sono parole, diciamo, di rivolta verso il palazzo, no, in qualche maniera, cioè che il palazzo che loro dovrebbero comunque difendere, no? Assolutamente sì, ma per questo io torno al ragionamento che facevo prima quando dicevo non sono tutti uguali. Io capisco le frustrazioni soprattutto dei giovani, ma bisogna saper distinguere. Le immagini che abbiamo visto fino adesso testimoniano in maniera plastica il fallimento della politica economica di questi ultimi 3 anni e mezzo, perché la filosofia dei tagli lineari ha fatto sì, adottata dal Ministro dell'Economia Tremonti con il sostegno del Presidente del Consiglio, ha fatto sì che questa politica non abbia fatto alcuna scelta prioritaria su che cosa andava finanziato e addirittura sostenuto di più e cosa invece andava ridotto. A farne le spese sono state essenzialmente la scuola. La prima cosa è stata la scuola, che è stata massacrata, come sappiamo. L'ha detto anche la Gelmini in un'intervista che ha fatto sul nostro giornale pochi giorni fa. La sicurezza, le forze... Tagli. I soldi, per esempio, per i prestiti che sono stati prima tagliati al 95%. Non senatore è vero quello Gaspari, che ha detto quella ragazza. Mi scusi, perché stasera fanno tutti i democristiani, sia lei che il sindaco Tosi. No. Cioè, cerchiamo di dire le cose come stanno. Perché Scajola che in qualche maniera sta scaiolizzando la politica ormai. Siete un po' scaiolizzati tutti. Cerchiamo di dire la verità. Io sono gasparrizzato. Perché poi gli italiani la vedono la verità, non c'è più da raccontargliela diversa, no? Si vede che la scuola è stata distrutta, si vede che si portano, ormai chiedono i soldi ai genitori per portare le cose a scuola. E così la stessa cosa fanno in polizia. Valentina, chi hai lì con te, così poi salutiamo il collegamento? Qui c'è Ilenia che vuole dare una risposta, perché questa piazza non ci sta a non essere propositiva e quindi lei vuole dirti che delle cose sono già messe in campo. Forse molti politici in studio questa sera non hanno capito che la politica in Italia non si fa più negli studi televisivi. La si inizia a fare nelle piazze, nelle strade, nelle università. Come? Non aspettiamo le elezioni per fare l'alternativa. Come? L'alternativa la facciamo da subito. Dentro il Cinema Palazzo, dentro il Teatro Valle, stiamo scrivendo statuti giuridici per definire lo statuto dei beni comuni, stiamo inventando un diverso modo per la formazione, stiamo producendo ricchezza sociale, stiamo producendo cultura, spettacoli, lavoro, stiamo inventando nuovi modelli di welfare, ci stiamo riappropriando di tutte le ricchezze e dei redditi che ci vengono sottratti quotidianamente. Ci dicono che siamo violenti, violenta è la crisi, violento è l'imbarbarimento politico del linguaggio del potere e del palazzo, violente sono i tagli alla cultura, alla formazione e all'università. Valentina. A chi è a Roma in questo momento, invitiamo tutti a scendere in piazza, a venire a Via Nazionale. La democrazia diretta si fa così, da subito. Sabato 15 ottobre alle 11:30 da Piazzale Aldomoro, gli studenti e Rago. Valentina, ma chi è arrivata Sabina Guzzanti lì, ho visto? Sì, voglio che chiuda lei questo collegamento, perché Sabina, grazie per essere qui. Ma cosa c'entra? Sabina Guzzanti è passata per caso? Di questo posto. Beh, abbiamo occupato... Non è qui per caso. Beh, sto sempre qua, non è un caso. Sto qua tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e abbiamo costruito un'esperienza meravigliosa. Abbiamo sottratto questo posto che era stato consegnato illegalmente al gioco d'azzardo, senza avere né i permessi né le concessioni, con una società in cui dentro c'era la Stube, che era la stessa che finanziava Nemmo e Balducci, nel quartiere universitario, che avrebbe portato ulteriore degrado. Noi stiamo lavorando per la sicurezza, perché nella piazza laggiù c'è lo spaccio e nient'altro. Qui ci sono spettacoli, dibattiti, presentazioni di libri. Brava! Qui c'è la sicurezza, cioè, qui c'è la cultura, alla politica. Ci siamo sostituiti alla politica e alle forze dell'ordine. Sabina, posso farti una domanda per chiudere? Ti vuole fare una domanda a Corrado? Yes. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Elio Germano all'inizio del collegamento. È cambiato qualcosa? Cioè, vedere comunque
persone come te, come Elio Germano, che si mettono in prima fila, diciamo, come cittadini, a organizzare proprio la protesta direttamente, è il segno che c'è qualcosa di decisivo, che è un momento decisivo, che sta cambiando davvero qualcosa nel paese, che c'è un'urgenza diversa dal passato? Perché Gaspare dice questi movimenti li abbiamo sempre visti, e in effetti i movimenti delle piazze anche ci sono sempre stati. Cosa c'è di diverso oggi? Di diverso oggi c'è la prova che questo sistema economico non funziona, la prova provata, così come c'è la prova provata che questo governo non funziona, così come c'è la prova provata che questo governo è conformato in gran parte da persone che operano nell'illegalità, cose che prima erano considerate dei tabù, invece ora ci sono intercettazioni, testimonianze di ogni sorta, e quindi la popolazione è più coinvolta e più sicura. Sabina, scusami, si è mosso e si sta muovendo ora finalmente, proprio perché Sabina, la stanno massacrando la cultura e tutti si rendono conto adesso. C'è lo studio che ti sta rispondendo. Tosi, vuole dire qualcosa a lei? Ho parlato con Tosi, però ho dato la parola a Tosi. Può far parlare il suo collega, però anche un fatto di rispetto, ha iniziato lui. Tosi, prego, dica a Sabina Guzzanti quello che voleva dire. Solo per amor di verità, sostenere, perché questo è stato detto, che il governo è composto da persone che per la maggior parte, questo è stato detto, operano nell'illegalità, è dire un'offesa, una grossa bugia, appunto. Niente di più, niente di meno, perché non è vero. Perché non è assolutamente vero. Vabbè, era un'esagerazione di Sabina Guzzanti, diciamo, era un'offesa, una boiata, e poteva evitarsela, dai, su. Io capisco tutto. Legittimamente sono decenni che partecipa a dibattiti politici, non mi sembra una novità, è un suo diritto che esercita da sempre. Battista, vuole dire qualcosa a Sabina Guzzanti? Su questo mi ero offesa anch'io a dire che da poco intervengo di dibattiti politici. Non è corretto, perché in prima fila stiamo da tanto. Battista? Lo faccio da sempre, anche con Gasparri. Ma io non dicevo la tua partecipazione, ma Battista. Però non è possibile che uno c'ha sempre Gasparri nell'orecchio sinistro. Io mi metto il tappo a sinistra. Gasparri però è insopportabile. Mi fa fare le domande. È insopportabile lei che offende le persone. Battista, con me è piena di soldi, beata lei. Paghi un po' di tasse Battista, in più, che non ha manco pagato forse tutte le tasse, Battista, paghi le tasse, no, per cortesia. Però non faccia il guastatore, perché io non credo che la gente piaccia sentire lei che parla sopra tutti gli altri. Non è possibile. Le persone in questo modo, proprio quindi le tasse offese sempre, non facciamo il pollaio. Riccona Guzzanti, paghi le tasse. Io Battista, se ha qualcosa da dire, scusate, come ti permetti? Le tasse le paghiamo tutti, sì, qua. Sì, noi le paghiamo le tasse, perché abbiamo qualche dubbio che le paghiate. Diglielo a quei ragazzi quanto guadagni, diglielo quanto Battista, guadagni a quei ragazzi. Battista, Corrado, Global, guadagno purtroppo viene. Meno di te, no, e avendo di più, assai più talento e più meriti più. Di te. Guadagni molto di più. Va bene. Perché in Global con le tasche piene, sono un vecchio spettacolo. Battista? No, io scusate, quel ragazzo che ha parlato prima, nessuno si è affilato, che invece secondo me ha detto una cosa fondamentale, lo start-up, no? Sì. Beh, quello per esempio è molto per il centrodestra costituisce un vero problema, perché secondo me il fatto che lui dica in questo paese è difficile per un giovane fare un'impresa in tempi, no, non dico fare come Steve Jobs, insomma, fare un'impresa senza impedimenti burocratici, senza oppressioni fiscali, eccetera, è molto difficile da fare. Beh, questo vuol dire che c'è stato il fallimento della rivoluzione liberale in questo paese. Cioè, questo è la... Tra l'altro, scusi... Per un giovane oggi, poi si reagisce in diversi modi, naturalmente c'è chi... propone che lo Stato paghi sempre tutto, si occupi sempre di tutto. Quel ragazzo invece diceva che ognuno cerca di fare, diciamo così, in modo autonomo di poter intervenire nelle cose dell'economia. Il fatto che si dica
non si può far niente, dobbiamo passare tutto il tempo a firmare i documenti, che le tasse ci stanno strozzando, che i giovani non possono anche fare questo censimento che credono. Anche questo censimento che ci hanno mandato è una cosa mostruosa. Professore, io mi ricordo il ministro Calderoli, collega di Partito di Tosi, che bruciava le pire di scartoffie, di leggi, no? Il ministro per la semplificazione. C'è stato un passo avanti per la semplificazione, per riprendere il discorso di Battista, no? Siamo un paese, la rivoluzione liberale un passettino l'ha fatti davanti col centrodestra o no? Ma per esempio sul federalismo fiscale io ho contato 8 decreti che a loro volta però chiamano una 80ina di ulteriori atti normativi e insomma un delirio di commi. Per quanto riguarda la semplificazione normativa, anche quella, abbiamo un ministro ma non abbiamo, devo dirlo in tutta franchezza, alcuna semplificazione, basta leggere una qualunque numero della Gazzetta Ufficiale e vedere come sono scritte e come sono corpose, anche perché con i maxi emendamenti tu fai una lenzuolata di norme in cui hai bisogno del filo di Arianna cioè se il cittadino dovesse senza filtri, quello del commercialista, quello dell'avvocato, quello del giornalista del Sole 24 Ore che gli spiega cosa c'è dentro una manovra economica, avere accesso al diritto vigente, quindi alle regole che lo Stato pone e ai comportamenti che lo Stato pretende dai cittadini, attraverso la lettura della Gazzetta Ufficiale riapriremmo i manicomi. Si suicida. Sabina, vorrei farti una domanda sulla sinistra, Valentina, non so se Sabina c'ha l'auricolare. Sì, la sinistra che oggi, l'opposizione che oggi è uscita dal Parlamento a Montecitorio per non ascoltare il discorso di Berlusconi, è una sinistra a tuo parere, è un'opposizione che riesce a raccogliere questo malumore, riesce a parlare davvero, a essere credibile nelle piazze, nelle strade con i giovani che sono intorno a te, quelli che parteciperanno alla manifestazione di sabato? Questa domanda è facile, no. Beh, senso, motivamela però. La so. Qua c'è anche De Magistris, tra l'altro. De Magistris è stato qui al Cinema Palazzo, abbiamo fatto un convegno molto interessante su come uscire dalla crisi con grandi pensieri, grandi studi appunto sui beni comuni, ha fatto un intervento molto bello e appunto ha detto che la soluzione non può venire dalla politica perché i partiti hanno dimostrato di non avere nessuna capacità né nessuna intenzione di riformarsi. Quindi perché questa sinistra non ce la può fare secondo te? Questa sinistra non ha voglia di farcela, non ha voglia di cambiare, non ha dato fino adesso nessun segno, danno delle risposte completamente insoddisfacenti ogni volta, sono anni che Berlusconi si sapeva chi era, ci hanno detto fino adesso che il conflitto di interessi non era un problema, che bisognava non delegittimarlo, che non si sarebbe mai fatto le leggi per sé, che non ci sono problemi di democrazia in questo paese, ha sbagliato a inseguire il voto dei moderati a tutti i costi, sostenendo che qualsiasi scelta radicale avrebbe spaventato i moderati, mentre invece si sono presentati alle amministrative dei radicali, hanno preso i voti dei moderati, quindi hanno toppato e non sono mai stati vicino ai loro elettori né ai loro interessi. Allora, intanto se mi mandate per cortesia Giovanni Marino in studio, che gli devo dire una cosa, Tosi. Ho solo una domanda, perché contesta tutta la classe politica. Voglio capire qual... Tosi. Volevo chiederle qual è la sua... quello delle panchine? Volevo chiederle, al di là delle battute, volevo chiederle qual è la sua ricetta per risolvere la crisi finanziaria. Adesso così una ricetta mi viene difficile, devo guardare su internet. No, non sono discorsi che si possono risolvere così. Noi stiamo studiando, appunto facciamo dibattiti, convegni, quello che si dovrebbe fare in una democrazia, che si dovrebbe fare anche... Mi sembra che qui dentro avete sostituito dei servizi che sono stati tagliati al quartiere. Va bene, grazie. Grazie a Sabina, grazie mille per essere stata con noi, grazie al collegamento di San Lorenzo, grazie a Valentina Petrini. Grazie a voi. Giannini, c'è un po', diciamo, però è un po' facile, no? Così. No, convegni. Beh, certo, rispondere che stiamo facendo convegni non è forse proprio la risposta più giusta. Ci serve qualcosa di più di un convegno. Però
Detto questo, io... però anche Tremonti non è servito a granché. Ecco, no, io questo insisto, è il punto che torno al punto. Ha evitato il no, però scusi Gasparri, però voglio dire una cosa, è importante cose. Quello che ha detto prima Battista, perché ripeto, anche questo è un segno delle differenze che esistono ancora anche in politica. Si parlava della rivoluzione liberale, qui la rivoluzione liberale non è che ce n'è stata un pezzetto, non è mai esistita, e questo centrodestra che ha vinto le elezioni con il margine di maggioranza più ampio della storia repubblicana, non solo non ha fatto la rivoluzione liberale, ma l'unica cosa buona nel disastroso governo Prodi 2006-2008, che erano state le liberalizzazioni di Bersani, le ha smontate una per una, sia sul fronte del commercio, sia sul fronte delle libere professioni, per cui oggi giustamente il ragazzo dello start-up può dire noi soffochiamo di burocrazia, e qualunque ragazzo che oggi non abbia un padre che fa l'avvocato, il notaio o il farmacista non può prendere l'ascensore sociale, perché con le sue sole forze non ce la farà mai, ha bisogno o di un padre o di una famiglia che gli dà una mano. Ma questo è esattamente il fallimento delle politiche di questi 3 anni e mezzo, insisto, Gasparri, allora, ci sono delle differenze enormi. Primo, siamo dentro una crisi mondiale globale, come sì, sa anche il genere. Dopo questo non diventi un alibi, Gasparri, però. Premesso perché... questo, ecco. L'Italia ha un tasso di disoccupazione del 7,9%, due sì, punti meno della 30. Media europea. Poi lo so che nei giovani... Quella giovanile al 30... Allora, l'Italia ha un tasso di disoccupazione di 2 punti meno della media europea. Abbiamo un avanzo di bilancio, vuol dire che le entrate dello allora Stato sono allora stiamo meglio degli altri, spese. Gasparri, come al solito. Quindi accanto ai continuate dati negativi, a dire guardiamo i dati positivi. Abbiamo speso 32 miliardi di ammortizzatori sociali per dare tutele a quelli che rischiavano la perdita del lavoro. Nel mese di agosto la produzione industriale è salita del 4,3%, mentre nella potente Germania è scesa dell'1%. Siamo una favola, stiamo meglio della Germania. Mezzo vuoto, c'è Gasparri, anche quello così, mezzo pieno. Così andate a dobbiamo sbattere, lo capisci? Dirà, che è così no, che Gianni, andate a sbattere. Io ti ho premesso, continuando a raccontare allora, la favola che l'Italia sta problema, meglio degli altri. Tu devi dirli tutti i dati. Dalle piazze sono, a vabbè, ma le piazze dovunque, ci sono sempre ma, state, ma chiunque vi dice che stiamo, quindi, stiamo peggio. Il problema è che stanno perché peggio lo negate? In altri paesi. Noi stiamo dentro la in America, Obama, che era stato dipinto dalla sinistra italiana come se avessero vinto loro. Ha un fallimento epocale della minoranza nel congresso. Ti ho raccontato prima dell'Inghilterra che taglia appartenenti alla polizia, la Germania pure più vabbè, allora, forte. Ragazzi, non vi lamentate, stiamo enorme. Benissimo. Dopodiché, se per risolvere la crisi, anche per i giovani, un'ultima cosa, quello della start-up c'ha ragione, ma questo governo ha fatto qualche mese fa una legge che per le nuove imprese dei giovani fa un abbattimento fiscale. Altri governi di sinistra non l'avrebbero ma fatto. Ma non ci sono le risorse, quindi, Gasparri. La Corte dei Conti parliamo della stata, la Corte dei Conti. Quindi ma sì, a Battista, state mettendo ha in ragione campo misure che non sono... No, però scusate, possiamo mettere un punto fermo su questo? Nel senso, ci sono queste riforme o non ci sono? Io, sono dati veri. Ci sono queste... Anche sull'università, sulla scuola, ma quali riforme? Dove sono? Ma dove sono? Le risorse non ci... La Corte dei Conti, l'altro ieri... Ma i numeri che ho detto io la manovra che appena sono veri o falsi? Ma quali dice? Quelli della produzione industriale, della disoccupazione. Ma la produzione industriale, siamo in recessione conclamata. Di che stiamo parlando? Sulla adesso c'è stato un rimbalzino ad agosto, risibile, ma i che, ho detto che non significa io, sono niente. Numeri reali. La disoccupazione giovanile è a record in Europa. Siamo al 30%, non è senza considerare, cioè senza considerare tutti quei record. Giovani che non cercano neanche più lavoro e non sono quindi censiti dalle noi statistiche ufficiali. Noi abbiamo una media più bassa siamo della media europea di disoccupazione. Degli altri. De Magistris. Noi siamo infinitamente peggio degli altri. De Magistris. Non è così, stiamo male come tanti. Gasparri, mi arrendo, ma bravi. Non è così, avete vinto voi. Avete vinto voi, ma che devo dire? Prego. A parte... Alimentate bugie. Prego. Ma non sono. Volevo aggiungere un discorso sul fatto della rivoluzione io liberale. Io sono molto d'accordo con le rivoluzioni, non sono mai stato un liberale, ma sicuramente una rivoluzione liberale non c'è stata in questo paese, anzi quello di Berlusconi è un modello liberista che favorisce gli oligopoli. E sul lavoro voglio aggiungere dal Mezzogiorno che in questo periodo, magari dice, in questo periodo neanche liberista, che vabbè lei è liberista, è stata lì il peggio che ci possa stare in questo momento, ma un dato che vorrei dire dal Mezzogiorno, che ci stanno propinando come piani di riconversione industriale appoggiati dal nuovo amministratore delegato di Finmeccanica, stanno chiudendo delle aziende del Mezzogiorno, non solo a Napoli, ma tutta la Campania, aziende sane,
come Ansaldo Breda, Ansaldo STS, Alenia, stanno producendo dei licenziamenti massicci. Quindi noi abbiamo una spostando Alenia, più stanno che spostando chiudendo. Verso il nord. Stanno spostando verso il nord. Quindi noi abbiamo una situazione che non solo non produce assolutamente sviluppo, quindi non è come dice Obama negli Stati Uniti o come ha detto anche Draghi l'altro giorno, rigore più sviluppo. Qua abbiamo un rigore che va sempre nelle stesse direzioni e in più si aggiunge che i tagli abbiamo e le azioni, il rigore dei tagli e azioni che vengono neanche fatti vanno soprattutto verso il mezzogiorno e le realtà più difficili di questo paese. Quindi io credo che noi non ci troviamo assolutamente di fronte né a un'azione liberale, né a un'azione che crea sviluppo e né a un'azione che crea rigore, perché vengono anche qui salvaguardate quelle sacche sulle quali si potrebbe operare. Evasione fiscale, scudati, 25 miliardi di grandi rendite finanziarie. Battista, quando governava Di Pietro e il tuo partito non c'erano questi risultati nella lotta all'evasione. Questo è un fatto. Cioè, Battista, è una cifra, a due minuti, questa è la verità dei magistrati. No, però avete smontato la riforma di Visco, salvo poi doverla reintrodurre surrettiziamente. Battista, a due minuti, una cifra, 25 miliardi dalla lotta all'evasione nel 2010. Sei in grado di contestarlo? Sei in grado di contestarlo? No, 25 miliardi nel 2010, anche e allora contano le cifre, avete, non i seminari della Guzzani. Due anni strizzato l'occhio agli evasori. Battista, 25 miliardi di entrate dalla lotta all'evasione, 25 miliardi in un anno. Gasparri, però, gli altri non Gasparri, però lei un attimo, è agitatissimo stasera. Le cifre, io dico che basta con sta storia della crisi, Berlusconi ha detto, meno tasse per tutte nel 1994, okay. Sono passati 17 anni, avete governato 8 anni, su almeno 8 più qualche cosa su queste, non solo non ci sono meno tasse per tutti, ma ci sono più tasse per tutti. Il mondo è cambiato in peggio, e questo è il punto. Il mondo, questo non si può dire. Battista, vogliamo manipolare tutto, allora ci sono meno sei troppo tasse informato per sapere come il mondo sia cambiato in peggio, come l'economia mondiale sia cambiato in peggio. Quindi è un fallimento storico. Su quello che sta succedendo nel mondo lo sai meglio di me. 17 anni sono un ciclo politico, il fascismo durò 20 anni, 17 anni sono un ciclo politico oggi, compiuto. La crisi meno tasse per tutti è stato un fallimento storico. Non è mai stata fatta la riforma fiscale, non si vuole fare la riforma fiscale, questo è un fatto. Anche in questi tre anni, a giugno, quattro mesi fa, cinque mesi fa, si sta discutendo la riforma fiscale. Si sta discutendo. Il problema tra 17 è che anni il problema, si dirà che ci sono 25 milioni. Allora, scusate, la condizione economica internazionale è cambiata. Allora, scusate, è una vita, 17 anni. Allora, scusate un attimo, andiamo un attimo in pubblicità, poi continuiamo. Voglio annunciare l'ultimo capitolo, come andremo a votare, caro Giannini, come andremo a votare, ascolterete adesso, mi scusi Battista, andiamo in pubblicità, dopo andremo a sentire una intervista, a mio parere, bomba, che diciamo apre un capitolo molto delicato, quello delle intercettazioni, e che ha a che fare col modo con cui andremo a votare e che campagna elettorale sarà tra pochissimo. E allora vediamo l'ultimo momento della nostra Piazza Pulita, chi è venuto a trovarci per dire la sua su che cos'è Piazza Pulita? Mi chiamo Franco Tomascini, ho 75 anni, l'età del Premier. Abruzzese, di Teramo, mi laureai al Politecnico di Torino a 23 anni. A 24 ero già capo reparto in un'azienda siderurgica dopo aver scartato diverse proposte di lavoro. Parliamo degli anni 60, i primi anni 60, età meravigliosa. Allora mi sembrava di essere uno di quelli innovatori che avrebbero trascinato il paese verso un progresso, verso il miracolo economico. A 33 anni ero dirigente. Nel 1986, avendo la possibilità di andare in pensione, tentai il grande salto.
Lasciai l'azienda per andare a dirigere una piccola ditta. A soli 50 anni ero pensionato e manager. L'iniziativa non ebbe un grande successo e allora diventai consulente, attività che svolgo ancora oggi, seppur a ritmo ridotto. Non ho mai fatto del nero, ho fatturato tutto il mio lavoro e verso all'INPS il dovuto ogni anno. Ripensando ai tempi del miracolo, però, mi viene un dubbio. Mi chiedo come abbiamo fatto a non capire che tra privilegi e baby pensionamenti stavamo scavando la fossa alle generazioni future. Per rimediare, oggi vorrei destinare una parte della mia pensione a un fondo giovani. Con un modesto sacrificio potrei dare una mano alle generazioni abbandonate. Non parlo di soubrette, ma di precari. I baby pensionati, che se lo possono permettere, dovrebbero farsi avanti, rinunciare a un pezzo di diritto acquisito per donarlo a chi il diritto alla pensione oggi se lo può solo sognare. Credo che sia difficile raddrizzare questo paese, ma se fossi un mago, comincerei facendo piazza pulita di chi non dà il giusto valore al merito, alla trasparenza nei rapporti interpersonali, alla lealtà. Beh, insomma, no? Comunque è una cosa che ti tocca il cuore, comunque la si pensi. Dunque, caro Tosi, i giornali raccontano di una campagna elettorale già cominciata, di fatto i partiti si sentono già in campagna elettorale e sappiamo anche che il Presidente del Consiglio vuole andare alla prossima campagna elettorale con una legge che regoli la pubblicazione delle intercettazioni. La cosa però curiosa, la cosiddetta legge bavaglio, come la chiama l'opposizione o come la chiamano appunto i detrattori, c'è però un fatto curioso che alcuni anni fa, era il 2005, proprio la parte politica del Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio si avvantaggiarono molto dalla pubblicazione di un'intercettazione su un giornale di famiglia, su Il Giornale, che in qualche maniera quasi ribaltò le sorti di un'elezione. Allora Valentina Petrini è andata a sentire uno dei protagonisti di quella storia. Ascoltate. Silvio Berlusconi parte lesa. Parte lesa. È come se oggi pubblicassero una intercettazione su Bersani e Silvio riparte in quarta e pareggia le elezioni. Parte lesa. Altro è le toghe rosse, queste sono le toghe rossonere milaniste, sono queste. Quest'uomo si chiama Fabrizio Favata. È lui che insieme all'imprenditore Roberto Raffaelli, capo di una società che noleggia allo Stato le apparecchiature per le intercettazioni, nel 2005, quattro mesi prima delle elezioni, fece un regalo molto speciale a Silvio Berlusconi. Ciao Piero, sono Gianni. Allora, siamo padroni della banca? È chiusa, sì. Siete padroni della banca, io non c'entro niente. Sì, sì, è fatta. È fatta. Favata e Raffaelli si ritrovano tra le mani le famose intercettazioni delle scalate bancarie ad Anton Veneta e BNL e tra queste vi è quella appunto tra Piero Fassino, al tempo segretario dei DS, e l'ex numero uno di Unipol, Giovanni Consorte. Per arrivare a Silvio Berlusconi, Raffaelli contatta Favata, che conosce bene Paolo Berlusconi. Lei era comunque consapevole di che fine avrebbe fatto questa intercettazione telefonica e a che cosa serviva? Se dicessi di no, mi nasconderei dietro il dito, per cui le dico di sì. Non sapevo che l'avrebbero pubblicato. E le è capitato dopo di aprire i giornali e leggere certo, tutti i giorni aspettavo il 28, il 29, il 30, compravo il giornale, poi il 31, quando è uscito l'articolo, ho detto, eccolo qua, ci siamo. A giugno Favata è stato condannato con rito abbreviato. Estorsione, ricettazione, rivelazione di segreto d'ufficio. Ma il racconto di quella serata ad Arcore per i PM e il GIP è credibile. È pirla Berlusconi, per dirla alla milanese. È molto abile, è molto furbo. Insomma, sapeva... Vabbè, ad Arcore vi ha ricevuto. È per Bacco.
Altro che se ci ha ricevuto. Alla vigilia di Natale. Un mese fa, il colpo di scena, oltre a Favada, Raffaelli e Paolo Berlusconi, anche Silvio va rinviato a giudizio per l'intercettazione Fassino consorte. Il 24 dicembre 2005 alle 19 andiamo ad Arcore, aspettiamo 10 minuti, Silvio ci riceve e dopo i convenevoli di rito Silvio dice: scusate, io sono molto stanco, perché ieri sera ho fatto tardi, non so cosa avesse fatto la sera, però... E dice: per cui vi ascolto ad occhi chiusi, però state tranquilli che darò la massima attenzione. Facciamo ascoltare la registrazione, quello che dice Raffaelli, che il computer si è impallato e Silvio si è addormentato, è una palla che è enorme. Qual è la sua versione? Mi dica la sua versione. La mia versione è quella reale, che è anche confortata dalle successive dichiarazioni di Raffaelli. Silvio ascolta la registrazione, poi Raffaelli gli racconta del suo tentativo di penetrazione nel mercato rumeno e Silvio poi ci congeda, ci ringrazia, dice: saremo grati, la solita cosa, l'albero bianco dietro, ormai lo sanno tutti. E quella sera, quando ve ne siete andati, quella chiavetta USB con l'audio dell'intercettazione Fassino consorte, l'avete lasciata lì? A Raffaelli l'ha lasciata a Silvio, ha detto: la tenga. Silvio dice: ma io non sono pratico. Dice: guardi, la dia a qualche suo assistente che sicuramente... E lei, a lei che cosa gli ha promesso quella sera il Premier? Eterna riconoscenza, ormai è trita ritrita la storia. Ma lei... no, oggettivamente, ossia, questo sono dati conclamati, assodati, abbiamo cambiato lo scenario della politica italiana. Lo dice con una certa fierezza. No, non lo dico con fierezza, è un dato oggettivo. Fassino, all'epoca segretario dei Democratici di Sinistra, è stato allontanato. Gli abbiamo tolto il maggior competitor. Si rende conto di cosa vuol dire? Non so. Quindi lei sta dicendo che Berlusconi quella sera era cosciente e soprattutto consapevole di quello che voi gli stavate portando, certo, dentro casa. Assolutamente, assolutamente. Questa intercettazione era stata segnalata a Raffaelli da un alto magistrato della Procura di Milano come regalo di Natale per il presidente Berlusconi. Ma quella era l'unica intercettazione che lei si era trovata ad ascoltare? Io l'unica intercettazione che ho ascoltato è quella. Nel file, nella chiavetta che abbiamo portato a Silvio e che ho riportato poi a Paolo, Raffaelli mi aveva detto che c'era dentro di tutto, l'aveva messa centinaia di registrazioni, dice: proprio perché se ci pescano, quello dice: ma ce n'è dentro mille. Centinaia di intercettazioni che riguardavano sempre l'inchiesta gossip. C'erano diversi politici. C'era anche delle cose che riguardavano D'Alema? No, Paolo mi chiese poi se riuscivamo a trovare la registrazione, l'intercettazione di D'Alema in cui diceva al suo interlocutore di non parlare al telefono. E lui come faceva a sapere che c'era questa intercettazione? Paolo Berlusconi me lo chiese, evidentemente gliel'avevano detto. Lei sta dicendo delle cose importanti, nel senso si assume la responsabilità. La sua, però lo posso giurare davanti su quanto di più caro ho. Tanta parte, io quello che ho detto dal primo interrogatorio fino all'ultimo è stato sempre la stessa versione, sempre le stesse cose. Sono gli altri che hanno mentito mille volte. Poco prima di salutarci, Favada ci riferisce un particolare importante. Ghedini, quando io mi sono presentato poi con l'invito a comparire su questa vicenda, mi ha prospettato l'assistenza legale dell'avvocato Perroni. In pratica io ho seguito l'iter delle oggettine, no? Tutte le oggettine sono seguite da Perroni. Non ho le tette, però è la stessa cosa. Quindi lei è stato assistito dall'avvocato Perroni? Sì, è l'unico... In che fase? Nella prima fase. Però l'avvocato Perroni mi disse: io sono l'avvocato del gruppo, per cui se lei ha intenzione di divulgare, di parlare, gentilmente mi avvisi prima perché io mi tolgo. E così ho fatto, l'ho avvisato e lui si è tolto. E fu Ghedini a metterla in contatto con l'avvocato Perroni? Sì, lo riferisce anche lui. Questo però dimostra cosa? Il fatto che Ghedini mi abbia messo in contatto con l'avvocato Perroni.
che dallo studio che ha, credo che se uno appoggia il sedere lì gli chiedono un fonderello di 50.000 euro. Come lo pagava lei l'avvocato Perroni? La prima cosa che mi disse l'avvocato Perroni, stia tranquillo, né oggi né mai lei riceverà una mia parcella. Naturalmente questa è la versione di Favata, una versione che il GIP ritiene comunque credibile. Resta un fatto oggettivo che dalla pubblicazione di quelle intercettazioni Abbiamo una banca sul giornale di proprietà della famiglia Berlusconi, di Paolo Berlusconi, sicuramente il centrodestra in qualche maniera ricavò un importante vantaggio. Se vogliamo dirla tutta, fu un po' come una sorta di perdita dell'innocenza della sinistra dal punto di vista, no, delle scalate. E questo è un fatto. Voi andrete avanti nel disegno di legge contro la pubblicazione delle intercettazioni, il carcere per i giornalisti, eccetera, eccetera? Sul carcere per i giornalisti anche il relatore ha detto che si possono trovare soluzioni diverse. Ci vogliono norme per evitare gli abusi, non per evitare l'uso delle intercettazioni. Se ne fanno troppe a strascico e poi sulla pubblicazione ci sono degli abusi. Poi l'abuso che viene perseguito è quello del giornale. Tutti gli abusi di tutti i giorni non vengono perseguiti, ma siamo in un mondo dell'ipocrisia. La Guzzanti, che va a fare lezioni con Euroglobal, era quella che aveva tanti di quei soldi che le ha dati al ma famoso... Ma che c'entra la Guzzanti? Aspetti, scusi, ma commenti Favata, piuttosto, l'abbiamo fatto vedere Favata. Ma cosa collego le cose? Ma lei la vuole commentare questa intervista? Mi fa parlare? No, io le faccio una domanda, no, però, perché faccio il giornalista. Le faccio una domanda a questo servizio. Non mi impedisca di dire quello che sto dicendo, lei no, mi sta facendo... Dicendo... Allora, sto facendo una domanda su Favata, quello che abbiamo visto, vuole commentarlo? Non mi impedisca di parlare. Bene. Sto dicendo che c'è un regno dell'ipocrisia. La Guzzanti fa lezioni di Euroglobal, ma aveva tanti soldi che l'ha dati a uno speculatore dei Parioli che guadagnava, che prometteva guadagni a due cifre, e si è aperto un dibattito nella sinistra sulla Guzzanti perché faceva i tentativi di speculazione. Ci dispiace per la Guzzanti, ma questo che cosa c'entra? Lo dico però, per mi scusi. Quei ragazzi. Sì, ma possiamo parlare un attimo, allora, di questa intervista di Favata, mi scusi, io, senatore? Favata è un signore che forse era andato a cercare dei favori che non ha avuto, perché non li ha potuti rivendicare. Per quanto riguarda la divulgazione di un'intercettazione, io ogni giorno, come lei, leggo sui giornali migliaia di intercettazioni, non vedo perché si debba fare scandalo solo su quella di Fassino. Quindi è un'ipocrisia come la Guzzanti, perché quello non ha avuto nessun vantaggio. Il suo giornale pubblica ogni giorno, dove le prende le intercettazioni che pubblica lei? Glielo spiego io. Dove le prende? Allora, io non lo so. Questo documento lei è molto le pubblica importante. Le intercettazioni? No, finire. Però adesso lei ha parlato, faccia parlare gli altri. Gaspari, perché non funziona se no di andare sempre sulla voce degli altri. Le dico subito dove non c'è l'ipocrisia. Non ce ne frega niente ora della Guzzanti. Adesso non vi frega della Guzzanti. In questo momento no, stiamo parlando da altri. Fanno Euroglobal con le tasche piene. Possiamo parlare, Gaspari? Allora, la differenza sostanziale che denuncia il metodo del Presidente del Consiglio, perché è di questo che stiamo parlando. Questo è un documento importante perché ci testimonia del metodo. È la versione di questo signore. È una versione che comunque i magistrati prendono per buona. È nell'ordinanza del GIP. È scritto nell'ordinanza del GIP. Comunque, i fatti parlano chiaro. Sarà stata una casualità. Questi il 24 dicembre 2005 vanno ad Arcore, portano una chiavetta, una settimana dopo, misteriosamente, esce sul giornale. Il suo giornale quante intercettazioni pubblica al giorno? Le rispondo. La differenza sostanziale e abissale è che questa intercettazione non era agli atti di nessuna indagine ancora. Era un file, nelle mani della società incaricata e della Guardia di Solo Finanza. Su questa quella si è stata indagine. Una intercettazione illegale. Perché quelle che diffusa, pubblica lei sono tutte legali. Sono tutte legali. Ma perché che cosa sono dice? Gli atti delle Ma che difese. Cosa sono illegali per come spiegare sono fatte da un ex magistrato e da un giurista. Le intercettazioni che stiamo pubblicando sono legali. D'accordo. Perché sono agli atti delle difese. E quindi sono atti pubblici. Abbiamo capito. Lei dice che sono illegali e le difese sono pubbliche. Dovete smetterla di dire questa menzogna. È una menzogna. Così, chiaro. È il suo partito. Potete abbassare un pochino l'audio di Gaspari se continua, perché non è possibile. Ha parlato assai. Tosi, il suo partito appoggerà un disegno di legge sulla pubblicazione delle intercettazioni? Chiedigli perché dava i soldi agli speculatori. Prego. Chiedigli un po' la prossima lezione. Prego. Allora. Perché mi dà fastidio. Posso? Sì. Allora, proprio per cercare di fare un ragionamento, perché il tema è delicato.
Uno, noi siamo in un paese anomalo da questo punto di vista, perché nel resto del mondo occidentale questo non succede, che se Giannini telefona a Battista e gli dice quel cornutaccio del nostro collega, può uscire sul giornale. Cioè, no, non può uscire. Noi siamo in un paese dove sul giornale esce tutto. Non è vero. Io non ho interrotto nessuno. Non può uscire. Non ho interrotto nessuno. Non può posso non essere facciamo interrotto. Non parlo molto e cercherei di non essere interrotto. Della mattina dopo la Daddario. È la stessa cosa. È la stessa cosa. La telefonata della Daddario Berlusconi del giorno, della sera, della mattina dopo che è uscito l'audio su Repubblica, non era nemmeno agli atti, era semplicemente... No, come non era agli atti? Era serenamente agli atti. Arriviamo dopo Battista, le do la parola, faccia finire Tosi, perché siamo in chiusura. Se no descriviamo l'Italia come il grande fratello. Però non cerchiamo di capire cosa farà la Lega. Cerchiamo di capire cosa farà la Lega su questo disegno di legge. Che farà? Ingoierà Formigli, che vuole che faccia? Prego, sentiamo Tosi. Ha ingoiato tutto, continuerà a ingoiare. Allora, che la trasmissione magari sia un po' faziosa, che il conduttore gli ho detto prima lo sia, ma che Giannini, sindaco, ma come sto dicendo? Fare polemica politica ma in non questo è una modo polemica, scolorato, sono no, perché dire che la Lega ha ingoiato tutto è un giudizio politico e puoi farlo dire a De Magistris se lo ritiene, ma te puoi risparmiartelo. Ci ho detto. Le faccio l'elenco rapido. Ci ho detto. No, vabbè, siamo sulle intercettazioni, Giannini. Quando riguarda le intercettazioni, lodo Alfano, legittimo impedimento, immunità parlamentare, prescrizione breve, processo lungo. Giornale, che altro dovete ingoiare? Di più, anche quello che non c'entra sull'indagine. Allora, bisogna distinguere due piani. La risposta intanto alla questione iniziale è la Lega accetterà, la Lega attraverso il capogruppo alla Camera, Reguzzoni, ha detto a Berlusconi le intercettazioni non è la priorità del Paese, parliamo d'altro, e quindi di decreto dello sviluppo e di altro, perché la priorità oggi è altro. E anche perché è chiaro che il Presidente del Consiglio, con la situazione sua, è più in difficoltà che in altri momenti a parlare di intercettazioni e di riforma della giustizia, perché è una situazione sua particolare e quindi è chiaro che questa è una difficoltà oggettiva. Ciò detto, bisogna distinguere le due cose, le intercettazioni e l'attività, la pubblicazione delle intercettazioni e l'attività di indagine. Allora, un discorso all'attività di indagine. Secondo me, a scopo di attività di indagine, bisogna lasciare che la magistratura intercetti chiunque per qualsiasi cosa. Ovviamente mica per una multa, vero? Ma per reati di particolare allarme sociale, secondo me lo deve poter fare. Non puoi limitare questo, perché altrimenti limiti l'attività della magistratura, limiti la giustizia. Sul fatto che in Italia sia possibile pubblicare qualsiasi cosa, o sostanzialmente qualsiasi cosa, è altrettanto vero. Ed è su questo che bisogna agire. Benissimo. Ma non per nascondere la verità, perché ci sia un filtro in maniera tale che non ci siano abusi, quello. Perché sul giornale finisce di tutto. De Magistris, ma secondo lei quell'intercettazione Abbiamo una banca andrebbe pubblicata, andava pubblicata, è un abuso di quella, pubblicazione? Quella è una vicenda gravissima, è stata già descritto prima, c'è un decreto che dispone... Cos'è gravissimo la pubblicazione? Il fatto che siano andati delle persone, sono andato da... Però fammi dire, scusa. No, è stato gravissimo che anche un magistrato gliel'abbia data, Allora, il fatto gravissimo, ci sono delle persone che non potevano avere quelle intercettazioni, che gliel'hanno date persone che avevano intercettato e che forse appunto hanno commesso un reato anche in questo, l'hanno portato al Presidente del Consiglio per liberarsi del suo avversario politico, un fatto inaudito. Però detto questo, volevo dire una cosa sulle intercettazioni. L'obiettivo del Presidente del Consiglio da tempo e dalla maggioranza che lo sostiene è quello in realtà... Non che non vadano sui giornali le conversazioni private, che si impedisca ai magistrati di fare intercettazioni per determinati reati e alla stampa libera di pubblicarle, in modo che le persone non vengano mai a sapere dei crimini che fanno soprattutto coloro che si trovano nei palazzi del potere. Però fammi dire una cosa, dai. Ma viene pubblicato tutto. Quindi che non vogliono che si indaghi per corruzione, per i rapporti tra le mafie e la politica e che i giornali non le pubblicano. Altro fatto invece. Fai parlare. Però non è possibile. No, però lei è un guastatore. Così è un guastatore. È un guastatore perché parla su tutti. Ha fatto arrabbiare anche il suo collega Tosi. Non è possibile. L'altra cosa. Invece, l'altra cosa è che invece si dovrebbe assolutamente evitare che sui giornali vadano le conversazioni di tipo privato. E chiudo, siamo perché d'accordo. Alla gente non interessa sapere se un ministro ha la banca, era una conversazione interessa privata sapere o no? Se il ministro ruba. Abbiamo una banca, era una conversazione privata o no?
quella conversazione ha un contenuto investigativo che può essere anche interessante. Dal punto di vista dell'informazione, della pubblica opinione? Ah, però purché vada quello sui giornali esiste, legittimamente, non a me, De Magistris, che non doveva essere pubblicata in quel modo. No, ma l'hai andato un soggetto che l'ha dato al Presidente del Consiglio per liberarsi dall'avversario politico. Infatti, Battista, siamo in chiusura con Battista Enis. Sarà una intanto è cominciata la campagna elettorale, secondo lei siamo già in campagna elettorale e sarà una campagna elettorale con intercettazioni al seguito copiose su tutti i giornali oppure il colpo di Berlusconi riuscirà? Come sarà? Cioè, nel senso che diciamo, vabbè, diciamo. Sai, poi anche la distinzione tra legale e illegale, certamente c'è una distinzione tra legale e illegale, però se si mette nelle ordinanze, lo dico all'ex magistrato De Magistris, se si mette in un'ordinanza di custodia cautelare 100.000 pagine di intercettazioni, 90.000 pagine, ogni volta ci sono un numero spropositato. Per noi giornalisti va benissimo così, noi possiamo fare il giornale per mesi, cioè ci offrono materiale aiuto. È possibile che c'è bisogno di 100.000 pagine o 60, 25, 45.000 pagine di intercettazioni ogni volta da includere nell'ordinanza di custodia cautelare? Non le sembra tanto? Fanno talmente tanti reati. Ah, tanti reati, beh, tanti reati, su, dai. Ci sono, lei... anche delle chiacchiere, ci sono anche delle chiacchiere. Certe volte ci sono anche delle chiacchiere. Fu anche pubblicato un SMS, fu anche pubblicato un SMS di una neosposa che al suo sposo scriveva ti amo. Ma sui fatti privati. Ma la domanda è questa. No. Però la domanda è questa, Battista. No. Serve questa legge per limitare questi eccessi? Assolutamente no, perché poi serve una legge come invece di colpire i pusher si colpissero semplicemente i consumatori, perché è evidente che il problema non sta se uno ha quel materiale, è giusto che lo pubblichi. Questo è il lei punto. L'avrebbe pubblicata avendola sul suo tavolo, abbiamo una banca sul suo giornale? Non è detto che non l'avrei pubblicata. È di pubblico interesse, intendo dire. Però aspetti, però naturalmente sapendo di fare un abuso. Nel senso Giannini? Che è uno scoop, è un grandioso scoop, diciamo la differenza. Quella è la differenza. È uno scoop, diciamo, però, che passa quindi, attraverso una chiavetta quindi, che arriva, però, diciamo, quindi, formiglia, per mano. Quindi, no, conclusione, se uno fa per fare uno scoop sa di fare una cosa, dopodiché ne deve pagare le conseguenze, però non deve fare il martire se qualcuno gli dice che tu l'hai fatta. C'è anche un altro distinguo però che bisogna fare. Una cosa è l'intercettazione fatta dall'autorità giudiziaria, che se un giornalista ha per dovere di cronaca pubblica, un'altra cosa è l'intercettazione illegale che per esempio può essere fatta da apparati deviati dello Stato, cioè bisogna anche saper fare il distinguo di questo tipo. Si può fare un esempio, il caso di Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele viene arrestato, credo anche, sputtanato in una maniera consistente attraverso intercettazioni, dove ne finiscono alcune, che veramente una battutaccia che lo fa orribile al telefono sul Popolo Sardo, me la ricordo. Va sul giornale, io penso che lui se deve presentarsi in Sardegna, meglio che non ci si presenti più con quello che ha detto, però è una battutaccia che ha fatto per telefono. Alla fine credo sia stato assolto, se non ricordo male. Allora è chiaro che siamo in un paese che da quel punto di vista una normativa serva, ma non perché non devi intercettare Vittorio Emanuele per verificare se fa un reato, però che venga sputtanato e massacrato e poi viene assolto, quello magari no. Ma infatti la soluzione è l'udienza stralcio. Se il governo facesse questa cosa molto semplice, invece di mettere il bavaglio ai giornalisti, perché di questo si sta trattando, o la mordacchia ai magistrati, per verificare se istituisce l'udienza stralcio nelle quali le parti, insieme agli stessi magistrati, decidono quali sono le intercettazioni utili agli atti e quindi pubblicabili e tutte le altre perfettamente basterebbe fare questa cosa facile invece non la fanno assolutamente fanno l'altra perché Berlusconi non vuole che si indaghi e che si pubblichi di lui. Questa proposta non si vogliono gli abusi, non si vuole niente. È una delle ipotesi che si può subire. Professore Heinz, vorrei far chiudere a lei che è stato in silenzio a osservare, diciamo, questo dibattito. Ha imparato un sacco di cose. Allora, io vorrei tornare un attimo al punto di partenza. Domani c'è un voto di fiducia. I pronostici dicono che Berlusconi riuscirà a avere il voto. Lei questo governo lo vede un governo in grado di tenere, diciamo, la barra e di poter portare avanti il programma, o pensa che una situazione come questa, un incidente come questo possa ripetersi facilmente? E soprattutto, è meglio augurarsi il complotto o l'incidente, diciamo, tra le due? Perché anche questo è un discorso da fare, no? Purché tutto avvenga con la massima trasparenza, poi a un certo punto tutti dobbiamo morire e morirà anche questo governo. Io credo che la debolezza... In anticipo, dice lei?
frase tremenda. Francamente speriamo di non distinguiamo le cose. No, quello che insomma mi capita di osservare è che da quando è avvenuta quella scissione diciamo del gruppo guidato da Fini, quella costola del PDL si è staccata. Prima c'era una coalizione che aveva come interlocutore la Lega aveva la golden share, poteva decidere vita e morte di quel governo, dopodiché è successo che o i responsabili o la pattuglia di Scajola, cioè sono tanti che possono, sono tanti soggetti o micro soggetti o singoli notabili che possono determinare la caduta di questo governo. Allora se tu vivi sul filo del rasoio prima o poi ti tagli e il rischio è che per non tagliarti non ti muovi, non fai nulla. Se questo diventasse uno scenario reale, allora è meglio una crisi, è meglio ricominciare. Un governo di tregua, cioè un governo che al posto di Berlusconi ci sia un altro Presidente del Consiglio che però continua, no, per fare delle riforme, è un governo in qualche maniera che viola il patto con gli elettori, come dicono il centrodestra, come Berlusconi dice, con un voto di sfiducia si va immediatamente al voto. Ecco, perché si viola il patto con gli elettori, in qualche maniera si va contro la Costituzione, se è possibile fare un governo di tregua invece? Ma come è stato ricordato, la maggioranza è già cambiata, è cambiata il 14 di dicembre. Noi viviamo ancora in una Repubblica parlamentare la cui, diciamo, virtù è anche l'elasticità, la duttilità, la capacità di adattarsi a situazioni via via diverse, perché la storia non si cristallizza per 5 anni al momento del voto e la forma di governo parlamentare ha questo pregio. Altri diranno ha però il difetto di concedere, diciamo, lo scettro del comando alle segreterie dei partiti che fanno e disfano i governi in Parlamento. La cosa peggiore però è il bisticcio che poi diventa un pasticcio tra una Costituzione vera, che è quella scritta che ci hanno lasciato 60 e passi anni fa i costituenti, e una Costituzione materiale che è immaginata e che è spesso costruita a uso e consumo di chi la immagina. Non mi riferisco soltanto al centrodestra, perché insomma ci sono state inflitte delle ferite alla legalità costituzionale anche durante i governi di centrosinistra. Governo di tregua si può fare senza strappi costituzionali? Si può fare senza strappi costituzionali, che sia o no desiderabile, questo qui lo affidiamo al giudizio di ciascuno. Bene, ringrazio il senatore Gasparri, il sindaco Tosi, Pierluigi Battista, lei professor Ainis, Massimo Giannini e Luigi De Magistris. Grazie a tutti, ci vediamo giovedì sera prossimo a Piazza Pulita. Grazie, buonanotte.